abbiamo anticipato un po' la puntata, ma è un tema che merita molto spazio. Per cui, e abbiamo anche la possibilità di mostrarvi in assoluta anteprima, perché questi documenti li abbiamo solo noi, e ce li ha chiaramente forniti la famiglia della vittima e anche purtroppo la famiglia del carnefice, perché parliamo del caso di Alice Alberto Scagni. Insomma, Alberto Scagni ha ucciso la sorella nel maggio scorso a Genova in maniera molto brutale, all'interno di una vicenda complessa che coinvolge anche problematiche legate alla salute mentale, a, diciamo, certi passaggi di questa storia che effettivamente lasciano ancor più l'amaro in bocca, perché non a caso abbiamo titolato la puntata di questa sera il caso di Alice Alberto Scagni, un omicidio evitabile? C'è un punto di domanda alla fine della nostra frase. A mio modo di vedere, quel punto di domanda potrebbe anche tranquillamente scomparire, perché questo era certamente un omicidio evitabile, come lo erano molti altri di cui ci siamo occupati ormai in questi mesi insieme qui a Viaggio nel Movente. Quindi tra pochissimo, tempo di lanciare la sigla, cominceremo questo nostro viaggio nel Movente all'interno di una storia veramente complessa, in cui le componenti in gioco sono davvero molteplici e dove adesso c'è un ragazzo, un uomo, Alberto Scagni, in carcere, sottoposto a perizia psichiatrica, per cercare di comprendere effettivamente che cosa ha armato la sua mente al punto da sacrificare l'unica persona a cui era effettivamente ancora legato in maniera significativa. Quindi a tra pochissimo con Viaggio nel Movente. Bene amici, con noi chiaramente stasera c'è anche Laura Marinaro. Tra un pochino tempo di tornare a casa ci raggiungerà anche la madre di Alice e di Alberto Scagni per raccontarci tutta una serie di aspetti, ma questa sera abbiamo la possibilità di farvi ascoltare in assoluta anteprima quello che è stato l'interrogatorio, anzi le sommarie informazioni testimoniali, in realtà insomma di questo parliamo, della mamma, quindi della signora Zagni, la sera, cioè sostanzialmente tre giorni dopo i fatti, quindi il 4 maggio. Interrogatorio reso davanti al sostituto procuratore incaricato del caso all'interno della questura di Genova, procuratore che era insieme a chiaramente un operatore della polizia giudiziaria, e che interrogano la mamma della vittima e del carnefice. In quell'occasione chiaramente avvengono tutta una serie di cose che credo sia giusto, diciamo, mostrarvi. Chiaramente l'interrogatorio ci è stato fornito e abbiamo l'autorizzazione a mostrarne tutte le parti che riteniamo in questa sede, insomma autorizzazione che chiaramente abbiamo ricevuto dalla famiglia, quindi in particolare dalla mamma di Alice e di Alberto, perché vuole che si comprenda che tipo di situazione poi si è innescata subito dopo questa tragedia immane che ha travolto l'intera famiglia e che chiaramente li ha messi in una situazione veramente complessa, perché loro sono nel contempo i genitori della vittima, ma anche i genitori dell'indagato adesso, insomma dell'assassino, perché comunque non ci sono dubbi chiaramente che Alberto abbia commesso questo brutale omicidio. Il grosso problema è capire se l'ha commesso mentre era pienamente in sé, quindi capace di autodeterminarsi, oppure se effettivamente in questa decisione terribile di arrivare a uccidere la sorella sia intervenuto qualche altro fattore di natura psicopatologica in grado effettivamente di alterare il suo funzionamento mentale. Ma questo è un aspetto che tratteremo poi ampiamente poi durante la puntata. Indubbiamente però, Laura, questa è una storia che colpisce anche dal punto di vista giornalistico, perché ci sono degli aspetti davvero controversi, a cominciare da tutte le richieste di aiuto che la famiglia fa, in particolare a partire da dicembre dell'anno scorso, quando la situazione precipita, Alberto comincia a manifestare tutta una serie di problematiche che vanno via via peggiorando, aggravandosi, è sempre più sul versante paranoideo, pensa che ce l'abbiano tutti con lui, addirittura si convince che i suoi vicini di casa complottino contro di lui, quindi c'è una, diciamo, una mente che deflagra fondamentalmente, che si spezza ancora di più rispetto a quelle che erano le problematiche precedenti, che lo accompagnavano, come poi ci racconterà la mamma, sin dall'infanzia, in particolare sin dal momento in cui gli viene diagnosticata un'epilessia anche abbastanza importante. Lui ha 8 anni e quella malattia lo comincia a far sentire completamente diverso dagli altri bambini e soprattutto inadeguato. Verosimilmente quello è un momento in cui
la personalità di Alberto comincia a deviare verso una dimensione psicopatologica. È sicuramente affetto da disturbi della personalità. Adesso bisogna capire quali, anche se alcuni componenti, diciamo, mi parevano abbastanza evidenti. Insomma, qui abbiamo a che fare con una struttura narcisistica di base, certamente, con tratti antisociali, con tratti paranoidei. Bisogna capire se l'organizzazione di personalità è più di tipo borderline, perché potrebbe rilevare i fini dell'imputabilità. Ma questo, ripeto, poi lo vediamo meglio. Certamente era un ragazzo che ha una storia di interesse psichiatrico, infatti, alle spalle, che ha cercato in tutti i modi, fondamentalmente, insomma, di far emergere questo aspetto. La famiglia ha cercato aiuto in tutti i modi, ha interessato la salute mentale, ha chiesto a medici, ha chiesto al neurologo che l'aveva in cura per l'epilessia. Insomma, si è attivata in tutti i modi possibili e immaginabili, si è attivata anche con le forze di polizia. Poi ce lo spiegherà meglio la signora e lo dirà anche nell'interrogatorio che vi faremo sentire. C'è uno stralcio molto lungo, insomma, sono circa 20-22 minuti che vorrei farvi sentire, perché credo che meritino proprio il vostro ascolto e anche l'ascolto, insomma, degli amici che poi continueranno a seguirci anche sulle altre piattaforme, perché credo che effettivamente alcuni passaggi di quell'interrogatorio siano davvero sconcertanti. Parliamo di le sommarie informazioni testimoniali rese dalla madre della vittima e del carnefice in un contesto terribile che si fa fatica solo a immaginare di potersi trovare in una situazione del genere, immagino, insomma, anche per voi sia difficile collocarsi in una situazione di questo tipo, e nonostante ciò vedrete che, insomma, vengono fatte delle domande, vengono poste delle questioni davvero particolari. Laura, cosa ne pensi di questo caso? Volevo innanzitutto inquadrare la storia per chi non la sapesse, perché magari c'è anche chi non la conosce. Allora, Alice ha 34 anni, Alice Scagni, una bellissima ragazza, laureata in economia, si è sposata nel 2018 con Gianluca Calzona, hanno una bambina di 1 anno e 4 mesi. Sono quindi, tra l'altro, proprio il matrimonio di Alice, scusami se ti interrompo, è uno dei momenti di grande crisi di Alberto, perché lui colloca una sorta di abbandono da parte della sorella, figura sempre ritenuta al centro del suo mondo affettivo, molto ridotto, va detto, un mondo affettivo estremamente ridotto, estremamente risicato, c'era solo la sorella dentro quella sua dimensione affettiva, alla quale era affezionato. La mamma racconta che andavano insieme al mare, tra l'altro Varigotti, dove vado io. Erano quindi molto legati. Infatti il matrimonio, lui proprio su Facebook parla malissimo di questo matrimonio, del fatto che la sorella avrebbe mostrato una foto in cui lui è orrendo, proprio perché volutamente voleva far vedere che era orrendo. Cioè, delle cose veramente... No, è la foto che mostrò lui, quella che pubblicò, era lui nella foto con Alice, mentre lui ha gli occhi chiusi. Quindi non è uno scatto che è venuto magari meravigliosamente, però... La mia sorella l'ha fatto apposta, ha messo proprio la foto dove ero più brutto. Vabbè. A me la madre ha detto che era difficilissimo farsi foto con lui e che quella praticamente era l'unica foto che si potesse pubblicare dove c'era la sua faccia, sostanzialmente. Comunque, lui, disoccupato, viveva a San Pier d'Arena, un quartiere di Genova. Lei a Quinto, in via Fabrizi. Poi c'è un'altra persona importante in questa storia, che è la nonna, l'anziana nonna, perché Alberto, la sera prima del 1° maggio, quando alle 21:30 aspetta la sorella sotto casa e la pugnala, ricordiamoci, con 17 o 19 coltellate, la sera prima aveva iniziato a dar fuoco alla porta della nonna. Perché? Perché in realtà... Guarda, intanto salutiamo che è arrivata la signora Antonella. Sì. Buonasera, scusate. Buonasera. Scusateci, buonasera. No, abbiamo cominciato a raccontare ai nostri amici un po' la vicenda, in modo tale che possano collocarla in maniera corretta. Ho anticipato che abbiamo le sommarie informazioni, l'audio che lei ha fornito il 4 maggio davanti al magistrato, e che alcuni passaggi intendiamo farli sentire, perché riteniamo effettivamente che valga la pena farli sentire, perché effettivamente ho fatto fatica io a credere a quello che sentivo, devo essere sincera. Io ho fatto fatica a far aggiungere che, appunto, sulla mia resa di testimonianza fosse ascoltato l'audio, perché non mi riconoscevo nel riassunto che ne aveva fatto il PM. Ah, ecco. E infatti l'avvocato Anselmo non mi riconoscevo per niente, quindi ha recuperato l'audio, del resto si dato che le sommarie informazioni sono state registrate, l'avvocato Anselmo ha recuperato l'audio e naturalmente, insomma,
sì. È un documento importante, insomma, però sì, non voglio anticipare i temi, anzi certo. stavamo raccontando della sera di prima, diciamo. Lei mi aveva parlato anche in televisione, certo. Cioè, appunto, quella sera erano intervenute veramente in massa le forze dell'ordine, poi perché cioè, sarebbe la sera in cui ha dato fuoco alle, alla certo il 30 di aprile da mia mamma c'erano l'automedica 118, due pattuglie e i vigili del fuoco con due mezzi. Poi si è sciolto completamente, diciamo, l'assemblea senza nulla di fatto. Questo purtroppo è la tragica. In quell'occasione lui chiaramente si era sottratto, cioè se n'era andato, quando sono arrivati lì lui chiaramente non c'era più. Veramente una pattuglia, questo me l'ha raccontato dopo un giornalista, due agenti, due sono venuti da me, due sono andati da lui, li hanno suonato e lui gli ha risposto: scusate, non vi apro perché devo fare la doccia, che devo uscire di fretta. E loro se ne sono andati. Invece sarebbe stato da fare. L'avevano trovato quindi a casa? Certo, li ha tenuti fuori dalla porta dicendo che doveva fare una doccia. Però loro sono andati lì a cercarlo perché aveva commesso un reato molto grave, insomma, sostanzialmente. Beh, diciamo che erano tutti concordi i pareri. Dare che fuoco alla porta di una signora novantenne credo che sia abbastanza seria, no? Come attività. Non avevamo le prove. Lei sa che poi da quella sera noi abbiamo aumentato l'attività investigativa che avevamo già, diciamo, iniziato facendo il piantonamento in casa di mia madre, mio marito. Piantonamento privato, cioè di guardie private. Era un po' ironico, il piantonamento di mio marito, del povero papà di Alberto, che non ha dormito, stando in casa di mia madre, sperando di poter cogliere in fallo Alberto a fare dei danneggiamenti o degli atti per cui poteva essere denunciato formalmente alle forze dell'ordine. Ma peraltro non si poteva denunciare perché eravamo fra il sabato e le domeniche, la domenica ci hanno detto che le denunce non si accettano, quindi però noi ci provavamo, ok? Ci provavamo a poter provare che Alberto stesse mettendo in atto degli atti pericolosi, che io chiamerei anche nell'incendio un tentativo di omicidio, perché quello è, insomma, dare fuoco a qualcuno. Almeno trovato quella notte e invece ha battuto contro i muri tutta la notte. Questo mi ha raccontato la mattina mio marito, ci avevamo sentiti anche nella notte sottovoce alle due per dire: l'hai visto, sei riuscito a coglierlo in qualche, insomma, atto che possa diventare oggetto di denuncia. Quindi era tornato comunque a casa della nonna? No, a casa sua, che è a fianco, a casa sua, che è a fianco casa di sua nonna. Lui ha battuto nei muri tutta la notte, e entrato uscito in modo continuato, sbattendo il portone. Mio marito, tornando al mattino, mi ha raccontato questi eventi e noi abbiamo chiamato e detto: bene, non è molto, ma almeno questi elementi che insomma Alberto non è proprio in uno stato evidentemente positivo, almeno potevamo dire era lui perché era lui che abitava lì, capito? Avevamo identificato almeno il discorso del disturbo, cioè del fatto che lui battesse contro i muri. Realisticamente chi altri poteva aver dato fuoco alla porta della nonna? Nessun altro. Sul piano ci sta una badante con una signora che non si muove, un'altra pensionata sull'età di mia madre che è del 1930 e basta, perché gli altri due appartamenti erano vuoti e quindi voglio dire, non credo che uno abbia tempo di infilare un cartone, dare, capito? Ma non è stata fatta nessuna attività investigativa infatti quando sono venuti qua gli agenti, perché nel frattempo Alberto era venuto a intimorirmi, io ho detto: ma andate da Alberto per cercare se ha della roba in casa, intendevo dire roba infiammabile, roba che pericolosa, cioè, roba che può essere indubitabilmente un qualcosa che l'ha aiutato nel dar fuoco alla porta, perché non è un velo, non è un pezzo di carta, voglio dire, una porta. Sicuramente, peraltro, ha utilizzato. Avrà messo dell'alcol, non lo so. Ha utilizzato anche dell'accelerante, quindi tutta roba che verosimilmente aveva a casa, insomma. Non ho idea, le dico: l'ha fermati con un devo fare la doccia. Okay. Senta signora, c'erano anche dei vicini che raccontavano, penso dei vicini di Alice, che raccontavano delle sue incursioni, diciamo.
Questi vicini avevano mai denunciato o perché no, non i vicini mai... che noi abbiamo sì, anche recentemente dello stuzzicadente nel i vicini insomma, di Alberto sì, i di vicini Alberto. Del 15 certo di via Balbi Piovera 15 hanno ma hanno detto anche proprio in questi giorni in video sono stati registrati sì. dal nostro consulente che tutti i giorni nell'ultimo mese praticamente c'era qualcuno che chiamava vigili urbani, polizia, carabinieri e vennero più volte vennero per più volte questioni legate ad Alberto. Assolutamente tutti concordanti sul fatto che il soggetto disturbante che danneggiava era Alberto. Su questo tutti ho letto nella consulenza preliminare psichiatrica, quella che ha fatto il vostro consulente, sì. Che è emerso addirittura che lui si era convinto che Alberto si era convinto che i vicini di casa stessero complottando contro di lui. Assolutamente. Insomma, il perito che stasera insomma, ci ha detto appunto che secondo lui ha questa schizofrenia paranoide, ecco. È proprio dovuta anche a questa fissazione di questi vicini perseguitanti. Diciamo. Ma lui peraltro gli attribuisce dei comportamenti veramente anomali, dicendo che addirittura si mettevano d'accordo sul dire delle parole insieme per disturbarlo. In maniera diciamo certo, articolata e di fare dei rumori, una strutturazione sì, delirante proprio francamente delirante insomma assolutamente purtroppo assolutamente senta, assolutamente secondo lei dopo Alice lui se non fosse stato fermato avrebbe potuto fare io allora intanto voi avete giustamente ascoltato la seconda chiamata sì. Di Alberto del primo di maggio tenga conto che la registrazione fu fatta sulla scorta della prima telefonata che ha fatto un quarto d'ora prima, adesso gli orari precisi sono sui tabulati, ma voglio dire erano dopo le 13, alle 13:28 ha fatto l'altra, saranno state le 13:10 in cui ha detto io a suo padre se non vedo i soldi ti taglio la gola, vi ammazzo tutti e vi ammazzo tutti, ma vi ammazzo tutti non nel senso tutti, cioè e poi il discorso anche il riferimento a quei 7 miliardi di persone definiti, voglio dire, in cui ha detto che mi vergogno, cioè lui aveva questa rabbia, questa aggressività sì. Nei confronti del mondo, noi compresi i primi, può darsi, ma contro tutti, ma veramente tutti. Infatti, voglio dire, non c'era l'unica, pensavo che veramente come Alice ha pensato, Alice ha sopravvalutato. Ma Antonella, l'affetto. Secondo me sa cosa è successo? Sa cosa è successo? Al netto di tutte le informazioni che ho anche acquisito in questi giorni, anche attraverso di lei, l'avvocato Anselmo, è vero che lui l'unica persona che non odiava era Alice, anzi ad Alice era legato, probabilmente era l'unica persona a cui era legato, ma uccidere Alice voleva dire fare del male a voi in maniera terribile. Assolutamente, terribile. Forse del fare del male anche a se stesso, cioè disintegrare il mondo. Ha sacrificato, cioè ha distrutto disintegrare l'unica persona che, a cui mostrava, verso cui mostrava un sincero affetto, perché sapeva che colpendo lei avrebbe annientato tutti, lui compreso. Anche se, tornando alla domanda della signora, io te penserei che se nel momento in cui non avesse trovato Alice, cioè non fosse sceso Gianluca, qualcuno della famiglia, questa aggressività, questa pentola in ebollizione, come mi hanno ancora descritto adesso Alberto in carcere, sì. Cioè Alberto non è ancora pacificato, non si pacificherà mai finché non ma lo no, curano, anche perché Antonella non è sotto nessun tipo di trattamento. Esattamente, quindi questa aggressività, è possibile che con questo coltello in mano la prima persona che vedeva magari tornava in auto e glielo piantava nella schiena? È altamente verosimile che se non fosse, insomma, se non si fosse imbattuto in Alice, o il primo che gli sorrideva male, o gli diceva scusi sull'autobus. In una situazione immediatamente successiva, la prima persona che gli capitava nel posto sbagliato, al momento sbagliato, purtroppo avrebbe fatto una fine terribile. Perché per lui era addirittura forse più una frustrazione anche il fatto, cioè lui si doveva sfogare questa odio. C'è un grosso problema anche di contenimento della rabbia, cioè lui non riesce a contenere i sentimenti negativi, li deve agire. E questo convincimento di essere, addirittura ha chiesto a voi, ma è vera sta storia, che vi ha chiesto un risarcimento di 80.000 euro
sostenendo che voi non l'avete amato adeguatamente durante l'infanzia? Ma nelle ultime settimane di mail che noi abbiamo fatto vedere anche al neurologo e che lui ci disse: ah, ma è inutile che le fate vedere alla polizia, anche questo ci ha detto, è inutile che fate vedere alla polizia le mail perché può essere considerato semplicemente un grafomane, ok? Quando noi abbiamo detto lui scrive delle cose deliranti, lo guardi, lo valuti, ci dica se possiamo fare dell'altro oltre a star qui a aspettare che salute mentale si muova. E in queste mail chiedeva cifre tra gli 80 e i 120 mila euro, ma anche alla nonna per non essere stato amato, per non avergli fatto fare la vita che lui avrebbe voluto, che poi era la vita senza malattia, senza epilessia, cioè qualcosa che... Io prima ho individuato nella sintesi che ho fatto della vicenda, proprio un po' un momento spartiacque nella vita di Alberto, proprio la diagnosi di epilessia. Quindi aveva 8 anni, no? Se non ricordo male. Sì. E lì cambia, nel senso che comincia a diventare un bambino che si sente diverso dagli altri, che si sente inadeguato, che non si sente, insomma, che in qualche modo comincia a sentirsi penalizzato, danneggiato da questa patologia e quindi diverso dagli altri. E non dimentichiamoci... Fossi stato aiutato in quel momento, ma nessuno ve l'ha detto, immagino, a metabolizzare questa sua condizione senza che interferisse nella costruzione del suo sé, che evidentemente ha cominciato a costruire in maniera deficitaria, perché ha cominciato a pensare di non valere quanto gli altri, di non essere come gli altri. Allora, perché c'è questo aspetto di essere discriminato, di essere trattato male, un po' la sindrome di Calimero, per intenderci, no? Semplificando. Emerge da molti dei suoi scritti, emerge da molti aspetti della sua vita, cioè questa rivendicazione di dire non mi avete trattato come dovevate e ora dovete pagare, è un po' un tema che attraversa la sua vita. Sì. Insomma, no? Voglio ricordare che proprio recentemente ho trovato cartelle cliniche, cose, voglio dire, dell'epoca, ok, in cui lo portammo da un primario e mi ha colpito... neuropsichiatria infantile, cioè non era, mi dica lei se un neuropsichiatra non ha la capacità valutare le ricadute psichiatriche, voglio dire. Figura di riferimento unitamente agli psicologi e agli psicoterapeuti infantili, naturalmente è una figura che ha le competenze per dare delle indicazioni. Attenzione. Sta sviluppando delle problematiche di tipo più personologico. Eventualmente. Perché un bambino da 8 anni comincia a vedersi come malato e diverso dagli altri, in qualche modo deficitario, e quella è una fase importantissima nella costruzione del sé. Quindi probabilmente andava un pochino più accompagnato in questa malattia, che peraltro è una malattia cronica, no? Perché ovviamente è un'evoluzione. Tenga conto che all'inizio era un'epilessia piccolo male, come si dice, quindi soltanto assenze molto meno, voglio dire, evidenti. E dico la verità, Alberto non è che ha manifestato immediatamente. Sicuramente ha manifestato, come posso dire, un po' la noia di questo discorso di doversi curare, in modo quindi di essere tenuto con questa terapia, quindi questo discorso farmacologico, agli orari precisi, dover prendere i farmaci, però non è che a livello anche di vita sociale non l'ha accusato. Sicuramente è stato successivamente, e ecco, le volevo dire che ci avevano quasi, non dico, voglio dire garantito, ma molto illuso che questa, non avendo anche fattori di familiarità in ambito familiare, che poteva essere una tipologia, una fase si poteva risolvere, ma che si sarebbe risolta con l'età adulta. Invece con l'età adulta ha cominciato ad avere le crisi convulsive, e questo sì che gli ha creato sicuramente uno sviluppare un senso di profonda vergogna negli ambienti dove questo era accaduto. Ma questo, noi, voglio dire, ne erano perfettamente, a parte che credo che, voglio dire, ripeto, un neuropsichiatra dovrebbe averne contezza per sua propria, no, competenza medica di pensare che questo possa essere qualcosa. Il neuropsichiatra è proprio infantile, nel senso che è una figura medica che si occupa proprio di infanzia, quindi voglio dire trasversali anche di natura psicologica, psicopatologica, insomma, oltre che neurologica, no? E quello che noi abbiamo fatto sempre presente era un po' la resistenza
a stare alle regole per Alberto, più che altro questo discorso ad esempio di dover di dormire, cioè tutti i consigli che davano di avere una regolarità, certo, nella vita, cioè di ritmi di vita proprio perché biologici. Questo aiuta molto per quelli che hanno l'epilessia, perché più l'organismo è, diciamo, ha un stressato, suo flusso, certo, armonioso, tanto più le crisi si riducono seguendo la terapia corretta, no? E noi abbiamo sempre detto, Alberto morde un po' il freno, ecco, non è che faceva delle cose, però stiamo parlando di 40 anni, insomma 30 anni fa, dove e forse la sensibilità com'era, cioè come lo vedevate voi, come lo Io vorrei che ci raccontasse, Alberto, piccolo, perché di Alice abbiamo saputo tante cose. Era una ragazza splendida, sì, che ha avuto la sua vita, si è costruita la sua famiglia, ha avuto soprattutto era una bambina che è cresciuta insieme a Alberto, cioè, ecco, non dimentichiamoci mai che erano insieme nello stesso brodo culturale della stessa famiglia Scagni, e lei è cresciuta sicuramente forse responsabilizzata di più dal fatto che comprendeva perfettamente che suo fratello, che era un mito per lei, cioè era il suo idolo, c'erano 8 anni di differenza, era il fratellone grande, era quello che gli dava i suggerimenti, le astuzie per fregare la mia papà, voglio dire. Però, mi è arrivato un dato un po' particolare, 8 anni? Sì, 8 anni di differenza. 8 anni di differenza? Certo. Sì. Cioè quindi Alberto si ammala quando no, nel senso che Alberto gli è riconosciuta, ci è stata diagnosticata l'epilessia nel febbraio, cioè il mese prima che nasceva Alice, ma tenga conto che le manifestazioni delle assenze erano ben pregresse e semmai se è l'unica cosa che, ma non purtroppo non però sulla malattia, ce ne siamo accorti. Stavo leggendo il dato, no? Cioè al di là che chiaramente sia insorta precedentemente e lì sia stata riconosciuta, però lui affronta due momenti complessi, no? La nascita di una sorellina 8 anni dopo non sono pochi, e contestualmente in qualche modo la malattia nella sua forma più concreta, no? Cioè c'è una diagnosi, quindi ti devi curare. Sono due eventi complessi per un bambino di 8 anni da affrontare insieme, obiettivamente. Sì, Alberto però 8 anni, voglio dire, verbalizzava il fatto che era arrivata, virgolette, un'intrusa, che poi l'intrusa è diventata la persona che ha amato di più, credo, forse, cioè, o almeno in senso incondizionato, io credo quella che ha amato di più nella sua vita, ok? Ma a 8 anni lui era in grado di verbalizzare, di dire Alice rompe le scatole, Alice, cioè voglio dire, poi che sia stato sicuramente come tutti, io sono figlia unica, quindi non so cosa voglia dire, nel senso dover accogliere qualcuno che io da figlia maggiore posso dire che la nascita dei fratelli più piccoli è sempre una situazione comunque che il bambino più grande, io tra i miei fratelli c'è circa 2 anni, quindi siamo vicinissimi. Effettivamente, insomma, mi raccontano, perché io non mi ricordo assolutamente, che insomma la presi in maniera non esattamente serenissima, insomma, anche se nessuno poteva toccarli, però insomma, nella mia vita l'abbiamo sempre capito. Ma sicuramente, però immagino che per lui più la condizione dell'epilessia sicuramente non potrebbero essere due. Quando è che si è instaurata questa evoluzione malevola? Cioè, mi vorrei proprio capire cos'è che a un certo, perché voi non avete una famiglia, cioè non avete una familiarità per l'epilessia, non avete una familiarità per problemi psichiatrici, perché guardi, normalmente quando c'è un disturbo così grave, soprattutto sul versante paranoideo, quindi o disturbi, diciamo, del cluster associato al disturbo paranoide o disturbi dello spettro schizofrenico, normalmente nella famiglia, magari anche con generazioni precedenti, c'è qualche caso che si è presentato nelle varie generazioni. Mi pare di capire che invece da voi non ci sia nulla del genere. Quindi è proprio un elemento che si è costruito evidentemente su qualche esperienza che lui ha vissuto in maniera traumatica, che non ha elaborato in maniera corretta, perché la sua mente a un certo punto si spezza e comincia a galoppare in un'altra direzione. Quella che purtroppo l'ha portato quella sera sotto casa di Alice. Beh, riuscirebbe a focalizzare il momento in cui, voglio dire, per noi
abbiamo, virgolette, perso Alberto, cioè abbiamo perso il contatto, sì, come con, sì, una navicella, e dici, sì, non c'è più, non sei più sicuramente da Natale, voglio dire, più o meno da Natale di, quindi adesso, 21, assolutamente, cioè che poi, se vogliamo dire, c'erano elementi di, come dire, di chiusura da parte sua, ma Alberto abitava da solo praticamente da quando aveva 20 anni, da quando era maggiorenne, quindi, quindi distinguere l'autonomia dall'essere, insomma, autistico, dall'essere distaccato da noi non era anche facile. Ci spiega, un attimo, comunque, ci spiega un attimo la storia di vita di Alberto, cioè che studi fa, che studi ha raggiunto? Alberto ha fatto il liceo scientifico e poi l'ha completato? Sì, 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 si è diplomato. Purtroppo l'ha completato in due sessioni, perché in quinta, durante il primo esame, diciamo, ha avuto un episodio di epilessia. E si è sentito proprio male e ha avuto un episodio convulsivante completo, e quindi ha perso l'anno, quindi ha rifatto la quinta, e comunque è uscito appunto con il diploma. Poi si era iscritto a scienze politiche, però aveva deciso poi di voler essere autonomo, di guadagnarsi, diciamo. E come, appunto, chiedono proprio i nostri amici, ma che lavoro faceva? Cioè, come si manteneva? Si è andato, diciamo, quando aveva finito scuola, si era iscritto a una agenzia interinale che gli trovava periodicamente lavori mai più disparati, nel senso che ha fatto il cuoco, ha fatto il pizzaiolo, cioè si è adattato, il barista per un buon periodo, cioè si è adattato, insomma, a molti cosa mestieri. Avrebbe voluto fare? Cioè, cosa diceva quando studiava? Aveva dei sogni? Aveva dei, non lo so. A lui piaceva molto lo sport, lui aveva fatto karate a livello anche agonistico, dilettante, cioè lui è cintura marrone. È strano, perché il karate dovrebbe averlo aiutato a... Forse il karate l'ha aiutato a tenere... come dire, però, diciamo, lui contenuto, sempre, non so come dire, l'ha aiutato a contenere l'aspetto di sé un po' più aggressivo, che probabilmente nell'arco temporale ha cominciato a evolvere quella parte più malevola, diciamo, col carattere, esatto, probabilmente quella disciplina più controllato, non mi veniva, esatto, scusate la parola, oggi volevo dire una cosa, ma cioè, quindi lui prende il diploma di scuola superiore, certo, al liceo scientifico, con un anno di ritardo, però lo prende. E comincia con molti amici all'epoca, sì, aveva quindi aveva una vita sociale, amici, insomma, una vita sociale, e a vivere da solo, e riesce a mantenersi con questi lavori che immagino non fossero continuativissimi, sì, a mantenersi, voglio dire, comunque appoggiandosi parecchio a noi, nel senso che comunque tutto quello che era vitto e alloggio, anche perché casa era della nonna, e le spese in qualche modo le sostenevamo noi per quel periodo, almeno iniziale, diciamo che ci sembrava anche fisiologico. Ma poi però è riuscito a darsi in qualche modo, a costruirsi. No, aveva trovato un posto fisso, come si dice, in un'azienda della grande distribuzione, in cui guadagnava uno stipendio assolutamente decoroso, con cui riusciva a mantenersi sotto tutti gli effetti, e aveva iniziato, dopo altre fidanzate, dopo altre ragazze, ecco, che aveva avuto, ad avere una vita affettiva con una ragazza con cui ha convissuto parecchio, e sembrava, come si dice, qualcosa di assolutamente serio, che avrebbe, poteva... Quando finisce questa relazione? Aiuto papà, aiutami nelle date, sono abbastanza. No, silenzio, scusate, ce l'abbiamo anche noi, non ci preoccupiamo. 2016. Okay. Nel 2016 finisce questa relazione. Sì, e lui nel frattempo, diciamo che lavorava, sì, ha continuato a lavorare. Il problema è che anche sul posto di lavoro poi ha avuto questo discorso della genetica che gli ha avuto una crisi anche lì, e gli ha creato problemi anche su questo posto di lavoro. Dei rapporti molto, veramente molto buoni,
ancora persone che chiedono di come sta, cioè come sta, si interessano di lui, ecco, sì. Ricordo, hanno un ottimo ricordo di Alberto, ecco. Senta, nel 2016 quanti anni aveva Alberto? Aiuto, 26. Che anno è lui? 42, ne ha 42. Ne ha 42, quindi aveva, diciamo, nel 2016, sono sei anni fa, ne aveva 36. No, perché siamo in un'età, se si trattasse di schizofrenia paranoide, l'esordio può anche essere tardivo. La malattia può, in un soggetto che magari aveva delle caratteristiche di rigidità nel pensiero, coartazione affettiva, ma più... Però all'epoca non aveva assolutamente, cioè non posso assolutamente dire che in quell'età Alberto fosse pericoloso, ecco. Non pericoloso, però alcune caratteristiche che magari in quell'epoca si ragionava in termini di carattere, ok, non di altro, non di psicopatologia. Cioè una certa rigidità nel pensiero, questo spunto di pensare che la gente ce l'avesse con lui anche se non in maniera esasperata, c'erano già come tratti o no? No, per lui il discorso era semplicemente di vergognarsi del fatto che gli altri lo vedessero in difficoltà della sua malattia, che lo vedessero malato. Questo quindi sì. L'aspetto che lo dominava era proprio la paura di avere una crisi per la vergogna di mostrarsi in quel modo. Assolutamente, okay. Assolutamente. Per quanto, ripeto, anche aveva una vita sociale, voglio dire. E successivamente poi lui ha lavorato due anni in uno studio legale e si è, voglio dire, rinnovato un anno e mezzo. E sembrava, come dire, non dico realizzato, ma che gli piacesse, cioè che fosse, come dire, molto... Com'erano i rapporti con voi in quel periodo? Nell'epoca in cui lavorava, normali, nel senso che lui si faceva la sua vita, attenzione, non è che noi, la vita e che lui conduceva, non è che trovava la nostra massima aspirazione. Da una parte avevamo una Alice che comunque ci frequentava in modo, voglio dire, normale, continuativo, a pranzo, quando sì, ci vediamo, lui sporadico, nel senso vengo a cena, una volta sì, una settimana non si sentiva, cioè non era una relazione sicuramente affettiva così intensa come con Alice, assolutamente. Ma era un tipo espansivo Alberto? No. Come è stato? No. Quindi anche il contatto fisico non era... Il contatto fisico non ha, da adolescente, non tollerava abbracci, non tollerava manifestazioni fisiche di affetto. Questo. Anche la sorella? Con la sorella, a livello forse scherzoso così, ma con la bisnonna, finché ha avuto la bisnonna, voglio dire, sì, però sicuramente era, come posso dire, quasi non volesse, come fosse un segno di debolezza, ecco, il fatto di... Quindi questo mostrarsi in qualche modo, tra virgolette, affettuoso comunque, no? come se dovesse dipendere dagli altri. Cioè, mi pare uno che già in un'epoca precoce negasse la dipendenza dagli altri, quindi tendesse a rimanere in una condizione, diciamo, di un po' di isolamento per non dare troppo spazio agli altri nella sua vita, insomma, no? Questo aspetto di dipendenza probabilmente era una questione che per lui era un po' centrale in questo. Forse Alice era l'unica che poteva avvicinarsi un po' di più al suo mondo e anche a lui fisicamente, insomma, no? Sì, decisamente. Io mi ricordo, mi ha abbracciato perché il posto di lavoro come nello studio di avvocato, in qualche modo, insomma, ero data da fare per presentarlo, per trovarglielo. E ricordo che fu l'ultima volta che mi abbracciò fisicamente, questo nel senso, e lo fece proprio, come dire, ora ti abbraccio, cioè come una cosa veramente per lui, e lo sapevo eccezionale. Assolutamente, fu un grande regalo, ecco, che io ricordo. Peraltro, poi era
capace di dare manifestazioni di affetto profondo con altri segni, ma tutti di natura intellettuale, oserei dire, no, non fisica. Lui si muoveva più sul piano razionale, diciamo. Assolutamente. Più intellettiva. Assolutamente. Okay. Cioè, una cosa per dire che io ho colto, e come vede cani, ma lei non vede, questo invece è il gatto che ha buttato giù, io adoro che ha buttato giù la bottiglia, il rumore, adoro i gatti. E quando fece, fu arrestato, gli ritirarono la patente in stato di ebbrezza per evitare, diciamo, procedure giuridiche più complicate, e scelse la messa alla prova, una cosa del genere, adesso non ricordo più bene, sono parecchi termini giuridici in testa. E lui aveva, diciamo, doveva scegliere fra svariate tipologie, diciamo, no? Di posti in cui poteva, di attività di carattere, diciamo, sociale. Certo. C'era una palestra, abbiamo scorso io e suo padre, naturalmente, questo, e abbiamo visto una palestra, e ho detto, sicuramente, vista la sua... Sceglierà quella. E c'era anche il gattile, scelse il gattile. Cioè, per me è stato un messaggio, ok? È stato un messaggio di sintonia con me. Questo, io ho letto questo in un messaggio di sintonia. Poteva anche esserci un altro tipo di lettura, però, nel senso, vado a occuparmi di randaggi come me. Può darsi, ma non lo so. No, nel senso che una possibilità. Mi è sembrato invece di mandare un messaggio di sintonia. Finanza, diciamo, con lei. Esatto. Da quando è che invece a un certo punto Alberto cambia e diventa l'Alberto di oggi? Allora, un segnale che in qualche modo ci aveva fatto, come dire, drizzare le antenne fu quello in cui aveva insistito, e questo era 2020 direi, in cui aveva insistito per avere questo discorso della bonifica ambientale, cioè era diventato, mentre prima gli accenni al fatto che lo volessero spiare erano... come sporadici, ma è quasi un po', cioè ci ascoltano tutti, sì, siamo generici, spiati, voglio generici, dire, no? Con il grande fratello. Ma però era generica questa situazione all'inizio, generica. Esattamente. Quando poi è cominciata a diventare una cosa per lui quasi vitale, cioè della serie, fammelo proprio questo regalo di fare questa bonifica, perché sennò io vivo male. Ma la bonifica in casa sua dove viveva? La sua abitazione? Sì. Quindi ha preteso di fare una bonifica in casa? L'ha chiesto per poter vivere. Ho detto, va bene, se questo ti fa stare tranquilla. Lei gliel'ha chiesto, ma chi ti dovrebbe spiare? Ma io, Graziano, sua sorella, non facevamo altro. E cosa rispondeva? Tutti, ma non rispondeva quasi neanche. Aveva l'intenzione di sapere quello che faceva lui? Sì, ma nel senso che lui era convinto che la gente spiasse lui, non in generale che noi siamo spiati, che spiasse lui. No, in quell'occasione era lui lo spiato, non era più il... E comunque tutti siamo spiati, perché lo diceva a tutti, state attenti, cellulari, vi ascoltano tutto, eccetera. Però a casa mia, voglio dire, il fatto che a casa mia, cioè Alberto diceva, spiano me, quindi a me dà fastidio che dicevamo, ma comincia, quindi siamo nel 2020, siamo in pieno lockdown, quindi. Prego? Siamo già nel lockdown, sì. Sì. E certo, il lockdown poi non è che ha favorito nessun tipo di relazione. Chiaro. Lui si è isolato progressivamente, forse in quel periodo lì, cioè la sua mente si è proprio avvolta in un bozzolo di psicopatologia progressivamente, restando da solo. Beh, tenga conto che anche, voglio dire, noi eravamo in campagna, spesso lui non poteva raggiungere, abbiamo luoghi di residenza diversi, c'erano veramente dei blocchi. Poi non usava la mascherina, noi eravamo impauriti. Perché non usava la mascherina? È uno VAX? Erano, voglio dire, era un po' una, come dire, una ribellione. Nel senso che apparteneva a quella schiera che negava il Covid, che negava l'esigenza di proteggersi dall'infezione,
perché no, fa parte di un corredo paranoide anche questo, c'è, sì, c'è questa dimensione paranoide in questi soggetti, quindi sì, non mi stupirebbe di sentirla dire essere... non voleva vaccinarsi, non voleva usare la mascherina perché non credeva al Covid, perché ci sta nel soggetto. No, non era a livello che, anzi, cioè riconosceva il fatto che il Covid fosse una malattia, ma diceva solo gli sciocchi non riescono ad avere, diciamo, a evitare di prendere contagio se ti controlli, se controlli i contatti, se controlli un certo, cioè lui ad esempio voleva andare in giro e camminare, lei ricorda che non si poteva neanche uscire, uscire di casa, per lui quello era stato un periodo, infatti prese più di una multa, voglio dire, per questo, perché lui non uscire di casa era un limite alla sua libertà che non tollerava. Devo dire, questo, per carità, non lo sto giustificando, ma insomma, credo che molti abbiano, cioè, quanti si sono comprati il cane per poter uscire di casa. Per rispondere a Martina, in realtà non è strano, perché molti soggetti paranoici in questa fase del Covid, della pandemia, e soprattutto relativamente ai vaccini, ha cominciato a credere che in realtà il Covid non esistesse, che fosse un pretesto per inoculare attraverso il pretesto del vaccino degli strumenti di controllo nelle persone, e quindi non credendo al Covid naturalmente ci sta che non usasse la mascherina, è coerente nel disegno paranoideo in realtà, ok? Però non risponde alla sua, almeno al suo detto, al suo verbalizzato. Ok. Non lui, però in generale molti soggetti che negano il Covid e che hanno un quadro paranoideo, nel senso, si sono convinti che fosse un pretesto per, attraverso i vaccini, creare una sorta di zombie telecomandati, perché questo è quello che leggiamo purtroppo in giro, e quindi il fatto che non indossassero la mascherina è coerente col fatto di negare la malattia. Non è, per rispondere a una delle nostre, amiche che ci sta seguendo adesso, insomma. Per cui non è un passaggio così anomalo. Quindi lui è dal 2020 che comincia a focalizzarsi di più su sintomi di tipo paranoideo, cioè a convincersi di essere al centro di un complotto in qualche modo ordito da più soggetti contemporaneamente, in particolare i suoi vicini di casa. Sì, e tenga conto che in qualche modo ha ridotto gioco forza anche le sue relazioni sociali, sempre il discorso Covid ha sfilacciato evidentemente una parte dei suoi amici, che a dir la verità noi non avevamo contezza di chi fossero, quanti fossero, voglio dire, non è che li frequentavamo da tempo, non avevamo più, voglio dire, questa capacità di sapere con quante persone, capito? Perché ci vedevamo anche in modo molto, in quel periodo sporadico. La sua rete sociale si riduce drasticamente, ulteriormente. Sicuramente. Ma aveva un amico intimo, un amico del, non so, un amico non più particolare? No. L'unica, ecco, giustamente Alice. Mio marito dice Alice. Cioè l'unica con cui parlava era rimasta veramente, a un certo punto era rimasta solo lei. Senta, ma come vive poi Alberto la scelta di Alice di stare con insomma il suo compagno, insomma, che poi diventerà suo marito, e il matrimonio? Perché anche lì credo che sia stato un altro momento in cui lui percepisce questa esperienza un po' come un abbandono da parte della sorella, insomma, no? La sensazione di abbandono, a mio avviso, l'ha avuta nel 2017, quando Alice è andata a abitare lontano, perché inizialmente la convivenza con suo marito era nello stesso palazzo dove sono nati i nostri figli, dove abbiamo abitato, e dove abitava Alberto, quindi era lì, ce l'aveva lì, comunque vicino, la incrociava, la vedeva al mattino quando andava a lavoro, la trovava, gli suonava, gli salutava, passava Alice sicuramente, cioè si frequentavano. Quando Alice fisicamente è andata lontano, cioè è andata ad abitare a Quinto, prima ancora di sposarsi, perché lei è andata nel 17, sì. Sicuramente l'ha vissuta, ritengo l'abbia vissuta come una sensazione di abbandono, ecco, sicuramente. Ma lui è molto più non di abbandono, ma di minore possibilità di tenere una relazione privilegiata con sua sorella. Lo so, abbandono / tradimento, insomma, questo è un po' il vissuto che mi pare di capire emerga anche da tutta una serie di situazioni. Ora, mi viene da dire che poi non è certo patologico, ma in fondo è un po' invece al contrario, nello stesso modo, anzi, quello che viveva
il marito nel momento in cui Alice rimaneva molto legata a suo fratello, cioè certo, almeno a leggere, capito? Cioè il discorso è Alice era, lo so, è banale, tutte le bambine sono, ma Alice era davvero speciale e la sua capacità di entrare nell'affetto, di saperla esprimere, di essere vicina alle persone, provocava un po' il desiderio di esclusività, a mio avviso, capito? Cioè, e quindi si è creato, creato una contesa tra Alice e suo marito, cioè tra Alberto e il marito di Alice per Alice, per lo spazio di Alice, per l'attenzione di Alice, per l'affetto di Alice. Sì, ma proprio in senso affettivo positivo, sì, non so come l'attenzione. È qui che Alberto comincia a caricarsi sempre di più dal punto di vista negativo, di rabbia, di rancore. Sicuramente non ha aiutato. Nel frattempo Alberto aveva perso il lavoro e viveva di sussidio. E un ulteriore elemento cercava lavoro, il senso di vergogna. Cercava era lavoro. Un altro elemento che andava a farlo sentire inadeguato, a farlo vergognare, perché la sorella invece aveva avuto la sua vita, si era costruita la sua posizione, si era costruita la sua famiglia e lui invece si stava sgretolando sempre di più. Sì, anche se devo dire Alberto non ha mai avuto, secondo me, quest'idea di, come dire, seguire un percorso predefinito, mi sposo, il figlio, non so come dire, no? Però l'autonomia, se volete, mi permetto di dire banale, capito? Il binario precostituito. Certo, quello no. Non era quindi non è che... Però per uno con queste caratteristiche, finire a vivere di sussidio... Questo sicuramente l'ha indebolito, l'ha frustrato in una maniera esagerata, il fatto di non avere... Per lui il lavoro... Cioè, aveva un senso, gli dava gratificazione. Certo, lo conteneva certo anche nei suoi aspetti più, diciamo, disfunzionali, certo, perché bene o male... Cioè, a 38 anni, su quella entrare parte nel mondo del lavoro, lei mi spieghi, non è che sia... No, ecco, solo, dire, a 38 anni ritrovarsi a vivere di sussidi, con zero prospettive e in una situazione comunque sempre più precaria, in un soggetto con queste caratteristiche, così sensibile a temi della vergogna, dell'inadeguatezza, è stato sicuramente un elemento che l'ha fatto deflagrare, perché si sono un po' uniti tanti fattori nella vita di Alberto che hanno diciamo, effettivamente creato una sorta di congiuntura sfavorevole sotto ogni punto di vista. Fino a chi non l'ha aiutato fino all'ultimo, sì, è stato... E ora proviamo a capire proprio questo, prima di far sentire questa parte delle sue sommarie informazioni, vorremmo che ci raccontasse la parte finale di questo viaggio all'inferno, insomma, no? Sì, che quando siamo partiti era un viaggio che noi pensavamo fosse per partire a salvare Alberto, la salute di Alberto, cioè a... Per dare una risposta a Monica, no, non esiste una correlazione tra epilessia e schizofrenia, non c'è, assolutamente non c'è. Sono due patologie che possono coesistere astrattamente, ma non è che una ne crei l'altra, cioè se hai una... ne deriva l'altra. È possibile avere soggetti schizofrenici che hanno anche l'epilessia perché hanno anche quel tipo di problematica, ma non perché le due cose in qualche modo scivolino l'una nell'altra, ok? Purtroppo, dottoressa, sa che un neurologo a noi raccontò delle cose diverse, un po' aberranti, proprio a ridosso di questa cosa. Questo neurologo vi ha detto delle cose che dal punto di vista neuroscientifico non stanno proprio in piedi, perché non è che l'epilessia si aggrava e a un certo punto la persona impazzisce, non esiste da nessuna parte una cosa del genere. È possibile che ci siano due patologie che coesistono nel medesimo soggetto, ma sono due patologie che non hanno nulla a che fare l'un con l'altra, cioè astrattamente è possibile che possano manifestarsi nello stesso soggetto, sì, ma non perché l'epilessia l'ha fatto diventare schizofrenico o paranoide, come dirsi. Certo, da come semplicisticamente ci ha raccontato, sembrava così. Comunque il viaggio è iniziato appunto dopo il Natale 2021, in cui i comportamenti di Alberto, cioè più che altro la relazione, la capacità di raggiungere Alberto e riuscire a comunicare con lui era diventato impossibile, cioè ci siamo resi conto che non eravamo più su un piano razionale, noi dicevamo una cosa, lui rispondeva cose assurde, tipo datemi soldi, cioè Alberto vieni da noi in campagna che c'è Alice, il bambino,
ma mi date 120.000 euro che mi faccio il viaggio intorno al mondo, cioè cose di questo tipo, ha capito? Sì, non era, Cioè, più aderente, cioè non c'era no, più, non era più su un piano di realtà insieme a voi. Non assolutamente. c'era più. E Alice ci aveva detto che tempestava Gianluca, cioè il marito, di telefonate a livello quasi di Stalking. stalker, insomma, no? Di questo. Per cui abbiamo detto basta, andiamo a parlare con uno, Però con qualcuno anche che queste si. mail reiterate, queste telefonate quasi petulanti, non insistenti, queste mail articolatissime con richieste farneticanti, questi sono tutti elementi che portano verso una dimensione paranoidea eclatante. E immagino che Eclatante. sia proprio per questo che abbiamo raccontato che salute mentale, saltando al colloquio con salute mentale, ci fece, senza il paziente presente, ci fece questa diagnosi, voglio dire, e decise di intervenire. Quindi, voglio dire, c'erano. Ah, signora, la parte della diagnosi è certamente importante avere il soggetto davanti, nessuno nega questo, però anche quando facciamo diagnosi, insomma, molto per noi rilevano i comportamenti, cioè gli schemi di comportamento stabili. Se un soggetto si comporta sempre in un certo modo ed è una caratterizzazione, in questo caso paranoidea, quindi questa modalità reiterata di richieste farneticanti, questo pensiero ritorsivo, coartato, un convincimento che sei al centro di un complotto dove Esatto. non si sa bene per quale ragione, ma sei comunque spiato, in qualche modo perseguitato, insomma, questo vissuto di persecuzione e questa modalità persecutoria nei vostri confronti, questo è tipico di un soggetto con problematiche paranoide molto serie, ma proprio da manuale, per quello che probabilmente loro comunque sulla base di questi elementi hanno potuto darvi questa indicazione Eh in sì. maniera sensata, anche senza vedere il soggetto, anche perché un paranoide da agganciare dal punto di vista psicoterapico è difficilissimo. Eh beh, Proprio certo per che questo noi ciclo di rilascio. ovviamente, ma senza, iniziando da un discorso di percorso psicologico, noi avevamo tentato di dire: guarda, non ci capiamo, non ci capiamo più, ma andiamo tutti dallo psicologo, andiamoci tutti insieme, siamo noi che non capiamo niente, vieni Ma con lui noi. non poteva accettare una prospettiva del No, genere. Era la infatti. seconda volta che voi gli Infatti. rimandavate un'idea di lui malato e in qualche modo fallato, sbagliato. Beh, ma In un noi dicevamo soggetto con potremmo problemi. essere No, noi che non ti sì, capiamo, però cioè noi chiaramente cercavamo di dargli questo sì, per carità. messaggio La chiave di di lettura corretta era quella che stavate dando voi, ma lui credo che gli sia arrivato un messaggio diverso, cioè un'altra volta non funziono, non funziono più. Mi state rimandando un'idea di me di persona che non funziona, insomma, deficitaria, inadeguata. Quindi con quello che aveva già vissuto in precedenza, non faccio fatica a pensare che sarebbe stato difficilissimo agganciare un soggetto con queste caratteristiche volontariamente. Lo Ecco tempavamo perché la strada era un'altra, quella noi. di un accertamento sanitario obbligatorio che poi poteva tradursi in un TSO, verosimilmente. Quantomeno degli step, cioè voglio dire, come quelli che per carità avevamo concordato, ma ripeto, noi eravamo partiti da uno psicologo proprio per capire noi come inquadrare una Come gestire situazione che anche per il noi stava rapporto con lui. diventando ingestibile e incomprensibile. Cioè, capito? Alberta era diventata una persona che non era più inquadrabile in quello che era un familiare riconoscibile. Veramente Quindi le eravamo. richieste con voi quando è che sono diventate proprio prettamente, esclusivamente economiche? Negli ultimissimi tempi, ma comunque voglio dire, economiche, ma spesso comunque anche correlate al discorso, come diceva, perché come indennizzo di una mancanza di approccio affettivo, eh? Ancorché appunto dicevamo bene, vieni, parliamo, certo che ti vogliamo bene, ma non, cioè, capito? Era come parlare, cioè, No, a quel punto no, no. arrivava di Il indietro paranoide emette, ma non riceve una più. valanga di No, insulti, non so come dire, ci quindi. chiede la nostra amica Gaia. Dottoressa Bruzzone, questo ritardo nel manifestarsi del tratto paranoico, da che cosa potrebbe essere dovuto? Guarda, verosimilmente qui c'è una struttura iniziale di tipo narcisistico, cioè la struttura parte con un tratto narcisistico perché questa sensibilità verso la vergogna della malattia mi farà ipotizzare una presenza di una struttura di tipo narcisistico. Dove c'è spazio per tratto paranoideo, che è molto frequente nel narcisismo, estremamente frequente, quindi non è un dato di sé per sé. Poi si è esasperato perché? Perché la dimensione della vergogna di non essere all'altezza di quelli che evidentemente erano i suoi obiettivi, i suoi standard, e
e la paura di essere visto come inadeguato, un perdente, una persona deficitaria, un fallito fondamentalmente, l'abbia portato progressivamente a sviluppare un pensiero distorto per difendersi dalla consapevolezza di avere una vita non all'altezza evidentemente di quella che voleva vivere, e si è rifugiato sempre di più nel pensiero distorto che poi è arrivato a strutturare un delirio vero e proprio. Io credo che sia questa la strada che ha percorso Alberto, che non sia una schizofrenia primaria, ma sia proprio una sorta di esasperazione dei meccanismi difensivi di tipo narcisistico che l'hanno portato a scivolare progressivamente in una dimensione invece di tipo psicotico, perché quello che ci sta raccontando la signora Antonella è una mente di uno psicotico, non semplicemente di una persona con un disturbo della personalità, perché lui a un certo punto il contatto con la realtà lo perde, non è più aderente neanche, non è congruo neanche nelle comunicazioni con voi. Voi dite una cosa e lui vi risponde rimandando sempre queste richieste economiche completamente, no, spropositate. Sì, assolutamente. Quindi non c'è più un contatto anche dal punto di vista comunicativo. Se c'è un disturbo della personalità soltanto, il soggetto rimane congruo sul piano della realtà. Cioè nella realtà c'è. Poi può rispondere male, può diventare aggressivo, può diventare svalutante, può fare tante mille cose, ma sulla realtà ci resta. Qui a un certo punto il contatto con la realtà, il suo ragazzo l'ha perso. L'ha completamente perso. Sì, e appunto noi ci siamo rivolti prima allo psicologo pensando che ci fosse ancora la possibilità di un aggancio appunto di tipo psicologico, e lui immediatamente ha detto no, da quello che mi raccontate assolutamente da salute mentale, da psichiatria, da salute mentale, da soprattutto assolutamente psicoterapia, parole non servono più, ci vuole una terapia farmacologica, e noi sapevamo che non mai avrebbe accettato una cosa di questo tipo volontariamente, per cui da suggerimento appunto siamo andati subito nei tempi che vuol dire un mese, in cui siamo riusciti ad avere prima un contatto telefonico con la persona con cui ci aveva suggerito questo psicologo, e poi un altro mese per avere su solleciti anche mail dicendo che Alberto stava diventando sempre più aggressivo, ci faceva sempre più paura perché aveva messo in atto degli atteggiamenti intimidatori, anche era andato in casa della nonna e si era seduto lì in casa e non se ne andava più, e ora mi dai 50.000 euro, senza essere aggressivo ma essere chiaramente intimidatorio. Magari non è un'aggressività esplosiva, ma è profondamente aggressiva la scelta di piazzarti in casa di una persona, non andartene e chiedere in cambio della tua dipartita 50.000 euro. Certo, cioè, ma nel frattempo come stai nonna, come sta la tua vicina, come sta, cosa hai fatto in campagna? Cioè, sì, la vestiva perché c'era anche l'aspetto manipolatorio, ma lui stava lì per chiacchierare con la mamma. Non era lì per chiacchierare amabilmente con la nonna. Assolutamente, però mascherava appunto questa, per cui era anche difficile. L'aspetto narcisistico ce l'ha Alberto, l'aspetto narcisistico, cioè la dimensione narcisistica ce l'ha, quindi è sicuramente abile a manipolare. E ha saputo farlo anche per tanti anni. Era difficile, insomma, anche da inquadrare, come posso dire, da un punto di vista di natura penale, un atteggiamento di questo tipo, capito? Perché mischiava quello che poteva essere. Se non mi dai 50.000 euro io non me ne vado, astrattamente è inquadrabilissimo a livello penale, Sì, ma poi passava, magari faceva la battuta ironica, appunto, come dire, ma scherzavo. Scherzavo. E uno scherza di questo genere. Però non mi pareva uno con tutto questo senso dell'umorismo, insomma, no? No, o sbaglio? No, per quello sì, Alberto scherzava moltissimo, assolutamente, e devo dire, era molto molto ironico. Scherzava però ripeto, era uno scherzo o era un capire fin dove poteva spingersi? No, non in quelle occasioni, sto dicendo che in generale Alberto era molto ironico. Autoironico anche su certe cose, voglio dire, utilizzava anche lì, credo, l'ironia per tenere a bada finale. Forse delle prego? Anche nella fase finale? No, la fase finale non era più Alberto, cioè nella fase finale non era più Alberto. Allora, il sarcasmo, l'ironia e l'autoironia è un sinonimo comunque di un io robusto, cioè un io che funziona, no? L'idea di poter scherzare su di sé
e comunque avere un atteggiamento ironico e cogliere l'Alberto di un io sano comunque, no? Tendenzialmente. Sì. Quindi mi sorprenderebbe che questa sua facoltà fosse stata preservata fino all'ultima fase. No, assolutamente. Il pensiero paranoide, il pensiero diventa rigido e la parte ironica e autoironica sparisce, non c'è più. Certo. E insomma, anche su sollecitazioni, come dicevo, siamo riusciti ad andare a salute mentale il 22 di aprile. 22 di aprile con Alice, io e mio marito, e siamo andati lì a raccontare quello che erano i comportamenti correnti, insomma, di Alberto, e non c'è stato il minimo dubbio che assolutamente ha detto, ah, assolutamente, sì, qua, ma è riuscita a portarmelo, gli ho detto no, è normale, in questi casi cioè, fanno molta resistenza, bene, e quindi come procediamo? Procediamo con una richiesta di convocazione e si è stati lì a discutere, diciamo, sulla modalità di questa convocazione, perché ha detto mandiamo una raccomandata e noi abbiamo detto ma non la ritirerà mai. E Alice è intervenuta dicendo mandateli una mail perché li legge in continuazione, cioè l'unico modo alla fine era il modo con cui era comunicare una specie con di lui. Chat. Era una specie di chat familiare, ok? In cui lui scriveva mail, noi ci confrontavamo su come scrivere per cercare di tenerlo. Sì, ma anche questa scelta di scrivere tutto nelle comunicazioni è un'altra caratteristica paranoidea. I paranoidi preferiscono sempre che ci sia traccia di tutte le loro attività e delle risposte degli altri. Quindi la sospettosità li porta proprio a documentare tutto. Quindi registrava le telefonate. Esatto, la comunicazione scritta o la registrazione delle telefonate sono altre cose molto, molto comuni nei paranoici gravi. E questo l'abbiamo detto, infatti è stato inquadrato subito come almeno la dottoressa di salute mentale ci disse assolutamente bisogna intervenire tentando una convocazione e successivamente ha detto se non si presenta vedremo di attivare un discorso di TSO e noi abbiamo detto ma se peggiora nel frattempo Alberto che facciamo? Non c'è problema, voi chiamate il 112, il 112 chiama noi abbiamo il fascicolo di Alberto, sappiamo tutto, testuali parole, siamo allertati e arriviamo a fare il TSO come fosse una, come dire, un qualcosa di abbastanza fisiologico in una situazione cioè, di questo quasi, tipo, ecco, quasi che non occorre essere banale, insomma, quasi burocrazia non banale, perché quando disse TSO a me è venuto a piangere, perché purtroppo io ho assistito a un TSO in banca, lavorare in banca non è proprio un bel vedere, no? Un TSO è pensarlo per il proprio figlio, ma ho detto se questa è la strada per fermarlo e curarlo, ok, bene, ok, come quindi cosa facciamo? Ora devo però parlarne con il mio primario, il mio primario arriva fra 4 giorni, vi ricordo che eravamo a ridosso di 25 aprile, 1 maggio, una tiritera di varie festività, che purtroppo questo discorso della festività è ricorso anche con le forze dell'ordine, quindi devo aspettare, devo farmi autorizzare, devo parlarne. Certo. E non nel frattempo. Per spiegare alla nostra amica che ci chiede, il TSO deve essere chiesto se ci sono una serie di presupposti, deve essere richiesto da personale specializzato, quindi psichiatra o comunque sia una persona che abbia chiaramente competenze psichiatriche, e deve essere autorizzato o dal sindaco della cittadina o da un funzionario chiaramente delegato dal sindaco, che non è un passaggio insomma di poco conto. E questo produce degli effetti particolari. L'ASO, che è l'accertamento, diciamo, sanitario obbligatorio, è una procedura un pochino più semplice, può essere richiesta anche da un medico, non necessariamente da uno psichiatra, e, diciamo, deve essere sempre comunque autorizzata dal funzionario del sindaco o dal sindaco, e presuppone poi la possibilità di fare un accertamento psichiatrico e valutare poi eventualmente di tramutarlo in trattamento sanitario obbligatorio, che è una cosa diversa, sono due piani diversi. L'ASO è un po' più semplice da ottenere e da praticare rispetto al TSO, chiaramente, perché il TSO è più invasivo, perché il soggetto viene preso contro la sua volontà, normalmente o con i vigili o con la polizia unitamente al 118,
viene, a volte ci sono gli psichiatri della salute mentale, altre volte no, viene, diciamo, caricato sull'ambulanza, portato in un centro di salute mentale nel reparto psichiatrico e a quel punto viene obbligato, viene curato anche contro la sua volontà, ok? L'ASO presuppone una valutazione psichiatrica che è diversa da un trattamento sanitario obbligatorio, una valutazione di un soggetto che chiaramente ha manifestato delle problematiche, un disagio psichico, diciamo, significativo, può essere pericoloso per sé o per gli altri, e quindi viene disposta questa modalità di accertamento che è un po' più leggera rispetto a un TSO, fermo restando che molti ASO poi diventano TSO, cioè vengono tramutati in TSO perché ci sono i presupposti, ma anche lì comunque deve essere disposto da un medico, ci deve essere chiaramente l'avallo del funzionario del sindaco, e a quel punto ci deve essere chiaramente la collaborazione della salute mentale. Da lì non si scappa, insomma, ok? Giusto per spiegare la differenza tra ASO e TSO. A noi la dottoressa non parlò di ASO specificamente, ma quando appunto ha detto se poi Alberto non collabora si dovrà arrivare al TSO, io ho detto caspita, ma in mezzo non c'è qualcosa per cui ci sia una verifica forzosa, che noi non siamo sarebbe noi paranoici, no? Voglio dire, sarebbe, diciamo, sarebbe proprio l'ASO. L'ASO era tant'è perfetto. Tant'è che gli ho detto, ma pensando che esistessero i servizi sociali sul comune di Genova e che potessero fare accesso alle persone, gli ho detto, ma non si può verificare come sta Alberto con i servizi sociali? E lei mi rise in faccia dicendo, ma lei crede alle favole che esistano i servizi sociali? Questo fu anche, diciamo, il detto del medico del e poi portò lì anche questo discorso. Un approccio molto edificante, vedo. Diciamo che esistono invece e che succede anche che mi sembra anche qualche abbastanza funzionale, cioè, lavora si parte, vede che no? Sì, dopo questo ha avuto anche il signor non famo la tragica, non lo so. Ecco, poi arriviamo al signor non famo la tragica, perché nel frattempo che succede? Alberto peggiora sempre di più, va in escalation, come si dice tecnicamente. Va dalla nonna ed affuoca la porta, insomma, che sia stato lui. Attenzione, nel frattempo ha cominciato a buttarle giù la porta, fare danni importanti, alla porta, tant'è che per... Ma perché la nonna non gli apriva più? Era stata... No. No. Anche su nostra istruzione, perché l'unica cosa certo, che ci aveva paura anche la nonna di lui. A salute mentale, beh, assolutamente, ma anche noi, a salute mentale ci dissero l'anello debole della catena è la nonna, portatela in sicurezza. Ah, anello pure. Debole della catena sicuramente fisicamente, ma psichicamente mia madre è molto, diciamo, testarda, e quindi convincere una donna di 90 anni ad andarsene in una casa peraltro che poteva tranquillamente utilizzare fuori Genova ed essere, diciamo, tranquilla, perché Alberto non poteva neanche muoversi non avendo la patente, non siamo riusciti a convincerla, quindi per poterla mettere in sicurezza contro questi colpi che dava, che poi voglio dire avevano portato anche proprio alla rottura della porta, se non in modo, voglio dire, da poter fare un'irruzione, per carità, erano però i segni danni. C'erano sulla porta, ecco, porca miseria, se c'erano. E io la sera del 24 aprile tardi alle 10 alle 22:30 io chiamai la vigilanza privata per dire se potevano fare un piantonamento, perché non sapevo più come difendere, non potevamo fare noi, non so se mi spiego, in un caseggiato, no? Fare la guardia esterna, interna poi l'abbiamo fatta il sabato, ma esterna diventava un po' imbarazzante star lì a fare, ma anche fisicamente non riuscivamo. Quindi chiamai questa vigilanza privata, che fece tre notti, non di piantonamento, che non riuscirono a fare, ma di passaggi classici, come si fanno nei negozi, lasciavano il bigliettino, e Alberto non ha fatto assolutamente niente in quei tre giorni e in quelle tre notti. Ma perché sapeva che c'erano queste persone, ovviamente? Sicuramente si facevano sentire, perché erano rumorosi, cioè presente che hanno sempre la radio, e comunque la sera che io diedi la chiave del portone, perché chiaramente non è che facevano l'accesso a casa, arrivavano solo davanti alla porta esterna di mia madre, Alberto aveva visto che io stavo consegnando una chiave, o quantomeno ora che consegnassi una chiave, ma che io parlavo con una guardia giurata. Quindi secondo me questo ha funzionato
da deterrente sì. in una maniera esagerata. Non è che secondo me, nei però, fatti, poi a questo ha funzionato punto da deterrente. Sì, sulla nonna. Sulla nonna. Eh beh, ha funzionato da deterrente nel senso che Alberto non ha fatto niente in quei giorni. Ha spostato il target su di voi però. Ha spostato il target sicuramente, ma soprattutto ha cominciato, secondo me, a ragionare perché ha mandato la mail al suo medico curante, quindi che ha visto per un problema assolutamente fisico, nel senso per una cistite. Sì. Medico curante che da noi era stato allertato da prima di Natale che Alberto aveva dei comportamenti preoccupanti, dettagliando i comportamenti che all'epoca si erano, voglio dire, già instaurati, tipo il fatto che era ossessionato dal fatto che qualcuno lo controllasse, ok? Quindi al medico curante che gli prescriveva periodicamente i medicinali per l'epilessia, gli dicemmo per favore, anziché fare la banale richiesta in se lo faccia venire in studio, lo faccia parlare, verifichi in che stato di salute mentale è il suo paziente, ok? Bene, il 26 di aprile con molto ritardo ha avuto il paziente davanti, non ci è stato dato nessun feedback da questo gentile medico, che era il medico curante nostro di tutta la famiglia, che aveva fatto nascere anche mio nipote Alessandro. Questo è stato l'aiuto da parte del medico di base, ok? Cioè, nessuno? Zero. Nessuno. Zero totale. Ed era al corrente che c'era una situazione chiaramente critica. Ma assolutamente, ma non solo a Natale gli abbiamo detto, gli ha scritto Alice e ripeto, l'ha seguita per tutta la gravidanza, gli ha scritto mail, mio marito l'ha chiamato al telefono dicendo l'ha sentito Alberto, l'ha visto, è riuscita a farlo venire in studio, quindi voglio dire, ma del resto l'ha dichiarato anche in sede di testimonianza, sì. Dicendo sì, la famiglia mi aveva avvisato, ma quando è venuto in studio si è comportato in modo ineccepibile. Ma ci sta, perché lui è con voi che ce l'aveva. Ok, ma dimmelo. Cioè voglio dire... Però al di là di quello cioè, che... Non mi sorprende che con lui sia stato comodo. Neanche a me perché sorprende. Lui è fuori dal delirio, quindi che problema c'è? Cioè voglio dire, no? Ho capito, però non ha neanche proposto di ad Alberto... Cioè, c'era anche modo di saggiare forse un pelo di più la situazione, no? Capire che cosa... Ma Alberto, ma come mi arrivano voci che, ma nel senso, ma poteva tranquillamente dirlo, lo sapeva perfettamente che era anche il nostro medico curante, appunto. Alberto. Quindi dire, ma la mamma è andata un po' fuori, te, è venuto succede, un po' di Alzheimer, certo. Mi dice che fai delle cose strane? Scusi, interviene anche? Prego, prego. Certo. Ma di fare degli accertamenti, l'esame del sangue. Anche, certo, per testare, epatica, per certo. Testare quanto fosse, voglio dire, no, reagisse a una richiesta razionale di controlli. Certo, ma sì, ma per testarlo sul piano della congruità, cioè sulla visione della realtà. Esattamente. Per capire questo, non è che nessuno pretendeva da questo medico... Una assolutamente psichiatrico, psicologico, forense, perché non è insomma, la sua materia e nessuno pretendeva questo, ma stare su un piano di realtà di un soggetto che viene segnalato come non più congruo, non più diciamo collegato con la realtà normale, è, insomma una valutazione banale, una richiesta banale di, che ne so, assumi questo farmaco piuttosto come facciamo gli esami, che dice tanto che non ti controlli, facciamo una situazione di un certo tipo, perché non facciamo un check-up, insomma una situazione banale, medica non psichiatrica, poteva dare un'indicazione, perché è anche possibile che in un contesto del genere rispuntasse l'ideazione persecutoria e magari emergeva anche nel colloquio col medico. È quello che avremmo voluto, certo non avremmo preteso che ci avesse fatto una diagnosi. Stiamo ragionando chiaramente per cercare di capire come penso io, dove si è creato diciamo quel bivio che ha reso possibile questo omicidio così tremendo, perché poi cosa succede? La nonna, quindi queste continue richieste, colpi alla porta, poi c'è il tentativo c'è di dare la richiesta al neurologo, che ha negato l'appuntamento Alberto, il neurologo ha negato l'appuntamento Alberto il 26 di aprile. Ah, perché il Alberto 26. Voleva andarci? Aveva mandato la mail di richiesta di visita. Quindi lui in quel momento voleva un aiuto, insomma, probabilmente, aveva un momento di lucidità. La richiesta era una mail per avere una dieta, perché lui aveva
compulsava il web sul discorso dell'epilessia, cioè sì, sembrava finalmente, come dire, volesse prendere più coscienza, non so come dire, di questa, di gestire questa la malattia. Ok. Sì. E quindi aveva chiesto di incontrare il neurologo per avere, nella mail era dettagliata la richiesta per avere una dieta confacente, perché lui diceva, ad esempio, ci diceva sempre che lui avrebbe dovuto avere una dieta più ricca di proteine piuttosto che meno di farinacei, cose di questo tipo che aveva letto, eccetera. Quindi ha chiesto al neurologo di incontrarlo. Il neurologo che ha negato l'appuntamento era al corrente che Alberto aveva questo problema così grave in quel periodo storico? Perché l'abbiamo messo al corrente noi, quindi dopo due ore che abbiamo letto la mail, perché noi eravamo per conoscenza in questa richiesta di quindi voi ricevete la mail di Alberto per conoscenza dove chiede l'appuntamento, ricevete la risposta del neurologo che nega l'appuntamento? No. Appena vediamo che Alberto chiede l'appuntamento, ci precipitiamo a chiedere appuntamento col neurologo, nel quale appuntamento snoccioliamo tutte le problematiche. Quindi voi ci parlate col neurologo? Voi certo, ci riuscite di persone in studio. Okay. Di persone in studio. Lui ci fa questa filippica della epilessia che può sfociare, vuoi per mancanza di, come dire, di ma anche mancanza di assunzione, cioè mancanza e poi ripresa di assunzione di farmaci che sicuramente hanno delle ricadute pesanti sui neurotrasmettitori, che poteva provocare questa insorgenza di comportamenti aggressivi, di comportamenti aggressivi, addirittura di una sindrome legata allo spettro schizofrenico. Questo vi ha detto questo neurologo? Ma veramente? Facendo un esempio, un artistico proprio esempio di parallelismo fra Alberto e Van Gogh. Van Gogh ha prodotto quadri, Alberto fa danni in giro, ok? E noi gli abbiamo chiesto in ginocchio, non fisicamente, ma quasi, bene. Guardi Alberto, ci... No, ma visto che poi era Alberto a volerlo incontrare, congiuntura perfetta, no? Cioè, voglio dire, un medico che lui vuole incontrare, che ha comunque delle competenze, se non è psichiatra, però sicuramente ha delle competenze per stabilire se un soggetto è su un piano di realtà oppure no, sarebbe sicuramente stato un incontro importante. Invece lui, dopo aver parlato con voi, non ha detto, no, a noi stessi ha detto, no, io non lo incontro. No. È troppo grave. È da psichiatra. Proseguite con salute mentale, oppure se vanno in là i tempi o volete cambiare più in là, io vi posso dare il nome di uno psichiatra, ma io non faccio un altro lavoro. Ma sì, in effetti è vero che fa un altro lavoro, non, chiaramente non è uno psichiatra, quindi in quel contesto... Probabilmente era anche un po' preoccupato da incontrare Alberto. No, aveva proprio paura, le posso dire, aveva proprio paura di incontrare Alberto. Ma anche lui cosa ha detto? Però se fa delle cose che vi senti, per cui se succedono lo so, ma nel frattempo questo ragazzo giorno dopo giorno diventava sempre più instabile. Sì, tenga conto che nel frattempo per i danneggiamenti alla porta in successione abbiamo avuto vigili urbani e due volte i carabinieri non sono neanche andati, i vigili urbani almeno hanno suonato Alberto, non aprivano, hanno chiamato me, hanno chiamato Graziano, gli abbiamo detto ora proviamo, anzi no, hanno chiamato me e io non mi rispondeva Alberto, quindi ha provato, mentre ero al telefono io, ha provato a chiamarlo lui, quindi Alberto alla fine ha aperto ai vigili urbani dicendo che lui non sapeva assolutamente niente, ci dispiace ma ci deve essere qualcuno che disturba nel palazzo perché capita spesso di sentire degli episodi, buongiorno, e ha chiuso la porta. E a noi i vigili hanno detto ma non abbiamo visto niente di anomalo, sulla porta è stato gentile come con il medico. Ragazzi, di base. Mattia Del Zotto, schizofrenico paranoide gravissimo, è riuscito a procurarsi il taglio ingannando un'azienda che ha dei controlli
terribili, seratissimi per vendere il taglio. Lui ci è riuscito a farselo mandare, schizofrenico paranoide. Sì, sì. Ok? Cioè, il piano razionale non è inficiato dal delirio. Questi sono soggetti intelligenti. Quando devono difendersi in un certo tipo di situazione, sono abilissimi. Il problema è che la loro mente non ha più un contatto completo con la realtà. Ma su un piano di funzionamento nella gestione di situazioni di quel tipo, non c'è nessun tipo di problema nella schizofrenia paranoide. I soggetti sono lucidi, sono presenti a se stessi apparentemente. Ci vuole una certa competenza per cogliere gli aspetti deliranti, a meno che poi non, invece il soggetto non entra nella parte delirante, a quel punto emerge chiaramente, no? Che c'è un contenuto delirante, ma che sia in grado di dire a questi no, anzi, c'è qualcuno che fa casino, ma io non c'entro niente, non mi sorprende assolutamente. È coerente con una patologia di tipo comunque paranoideo. Peraltro, diciamo che neanche i vigili siano andati a cercare quest'altra persona o abbiano fatto minima indagine. Questo era i vigili urbani. Ma io credo che nel palazzo lo sapessero che era lui, insomma, no? Non penso che qualcuno nel avesse... Nel palazzo vigili. Abbiamo avuto notizia che chiamavano, avevano già chiamato e c'era addirittura una denuncia contro ignoti, ma circostanziato che poteva essere lui. Nel momento in cui c'è la denuncia, è chiaro che la fai contro ignoti, però normalmente dici all'operante, guarda, sì, contro ignoti, però insomma ho il fondato sospetto che si tratti del signor XY. Certo. Okay. Normalmente si fa così. Poi ci sono stati due passaggi di carabinieri perché oltre a picchiare aveva infilato carta, colla, qualcosa per cui mia madre non riusciva più ad aprire la porta. Entrambi gli interventi dei carabinieri si sono risolti brillantemente nel pulire la serratura di mia madre e portare via, ok? Senza chiedere assolutamente nulla. Arriviamo al giorno dell'omicidio. Il 30 della porta bruciata, sì. Ok? In 30 aprile, porta bruciata della nonna. E intimidazione a casa mia. Poi marito va a casa della nonna, resta a casa della nonna, lui continua a battere sui muri tutta la notte sostanzialmente. Intimidazione. Chiamate la vigilanza privata, chiamate la vigilanza privata, quindi vi attivate voi. Sì. Poi il 30 di aprile, attenzione, c'era stata non solo la porta bruciata, ma l'intimidazione dei denari in casa mia. E la famosa richiesta da parte mia di non farci fare la fine dei genitori di Benno, a cui la gente rispose: signore, non famo la tragica. Cioè, questo è aveva il 30. Solo bruciato una porta. Questo è il 30. Questo è il 30, chiamata al 112. La chiamata al 112 del 30 sera. Erano gli stessi agenti che erano intervenuti per la porta bruciata, sono venuti qua a interrogare me per la porta bruciata. Direttamente gli operanti, quindi. Okay, gli operanti sono venuti a chiedere a me testimonianza per la porta bruciata di mia madre. Sì. Io ho confermato, come disse mia madre, abbiamo la certezza che sia Alberto, lui, perché certo. Ha già fatto danni. È venuto qua mezz'ora fa a chiedermi denaro e se n'è andato quando un vicino di casa che io ho chiamato solo per averne testimonianza che lui fosse da me, perché ormai noi viaggiavamo con l'idea che dovevamo provare qualunque cosa accadesse. E loro mi dissero, quando gli ho detto, ma Alberto è pericoloso, siete andati da Alberto a vedere, noi abbiamo paura di Alberto, non sa più quello che fa, non fateci fare la fine dei genitori di Benno. E il signore si è girato, la gente, e mi ha detto, signore, non famo la tragica. Ok, davanti a una porta bruciata e a un'intimidazione per avere denaro. Quello che hanno scritto e che io ho firmato, io ero convinta che fosse una denuncia. Beh, guardi, per mio figlio. Guardi, Antonella, denuncia per Benno mio figlio. Ne ha fatto molto meno di Alberto. Cioè, Benno, rispetto a quello che ha combinato Alberto, prima di uccidere i genitori, ne ha fatte molto meno, nel senso che erano molto meno eclatanti di questa roba qua. Cioè, se andiamo a vedere, li ha uccisi entrambi, ma non è che nei giorni precedenti ne ha combinati tutti i colori come sta. Ma infatti la nostra, voglio dire, grossa, grossa rabbia è proprio che i segnali, noi li vedevamo arrivare tutti, li vedevamo arrivare e non riuscivamo a farci credere, come devo dirlo in italiano, non ci credevano, non ci prendevano sul serio. E lì poi arriviamo al primo maggio. Primo maggio, in cui la mattina mio marito chiama la questura. Al mattino mio marito chiama la questura per circostanziare ancora che Alberto aveva picchiato tutta la notte contro i suoi muri, probabilmente con una mazza. Stessa persona che la sera prima io avevo
convinta di denunciare, ok? Stessa okay. persona che ha dato fuoco alla porta, stessa persona che era venuta a intimidire sua mamma qua. Abbiamo chiamato la questura 010-5366 perché non ci sembrava il caso di impegnare un'emergenza, ma di circostanziare ulteriormente che Alberto aveva perso il senno. Cosa dovevamo fare? Ne prendiamo nota. Sarà registrata questa telefonata? È nella nebbia anche questa, ok? Cioè, voi non l'avete questa famosa telefonata, che era quella che poi di cui abbiamo parlato anche su Rai 1 la settimana scorsa, no? Voi vorreste avere l'audio di questa telefonata, no, che sarebbe la telefonata del mattino e la telefonata poi delle 13, perché okay. alle 13:15 ho chiamato la prima volta Alberto dicendo ti taglio il collo a suo padre, vi ammazzo tutti, sì. E poi la seconda telefonata che avevo la prontezza, diciamo, di registrare, ma tanto l'ha sentita tutta l'Italia quando ormai, diciamo, okay. che non ce n'era molto più utilità. E la seconda telefonata, nella nostra chiamata al 112, abbiamo implorato venissero ad ascoltarla se non credevano che la situazione fosse sufficientemente okay. pericolosa. Parliamo della telefonata in cui lui dice, lo sai dov'è Alice? Eh certo. In quello, no? Qua, in cui tira dentro, dopo le minacce a suo padre, a tutto il mondo, ha tirato dentro anche Alice. Dice, guarda che se non mi dai i soldi, lo sai dove è Alice? Quindi il suo target adesso diventa Alice, cosa che effettivamente poi sarà realistica, no? Certo. E noi abbiamo chiesto... Quindi avete chiesto di far intervenire una pattuglia, di far venire una pattuglia qua, perché avevamo sì. paura anche noi, cioè la prima telefonata era contro di noi, cioè voglio dire, c'eravamo dentro tutti e credo io convinta tutto il mondo, cioè poteva fare del male, ma anche a lui, cioè non è che noi eravamo felici se domenica 1° maggio nostro figlio si ammazzasse, ok? Era nostro figlio ancora. Sì, però no? mi permetto di dirvi che non c'erano ideazioni suicidarie, detto. L'obiettivo eravate voi. Era pazzo, uno che è pazzo nella mia ignoranza, scusi. Non è una pazzia, diciamo, generica, è una parte, diciamo, paranoidea. Il paranoide ha un obiettivo molto chiaro, difficile che in un contesto di questo tipo arrivi a farsi del male lui. Beh, in passato l'aveva detto, c'erano stati dei... In passato aveva, voglio dire, dato qualche segnale anche di volersi far del male. Cioè, in passato, ma in quella fase lì in cui eravate, lui aveva un obiettivo molto preciso. Non credo che sarebbe arrivato a farsi del male lui, tant'è vero che in carcere mi risulta sia perfettamente, diciamo, a suo agio, perché sono tutti concentrati su di lui, ha l'attenzione di tutti su di sé e quindi non sta creando problematiche particolari, perché lì lui adesso è al centro dell'attenzione di tutti, anzi è quasi un personaggio, perché chiaramente ha commesso un reato di cui parlano tutti, e quindi ha un suo status, no, all'interno del carcere. L'ha avuto sicuramente, le ultime notizie del suo avvocato credo che comincia a scricchiolare qualcosa di questa poi si renderà anche conto che lo attende, se la perizia va in direzione della piena capacità lo attende un processo in corte d'assise. Che non riescono a parlare delle fasi processuali, perché quando dicono il nome Alice si mette a piangere, questo mi fa pensare che cominci adesso, perché fino a poco tempo fa leggevo che non c'è proprio spazio per il rimorso, certo. Non c'è spazio per nessun momento di pentimento, anzi certo. È quasi sprezzante quando parla di quello che è successo. Sicuro. Quindi sicuro. La parte narcisistica lo sta proteggendo adesso. Sicuramente. La narcisistica lo sta proteggendo, il senso di colpa ancora lui non lo sta ricevendo, cioè non lo sta sentendo, non gli è arrivata quella parte. Sicuramente non ancora, temo quando arriverà. E, il discorso è che appunto, nonostante le nostre richieste, questa telefonata è caduta totalmente nel vuoto, ancorché io ricordo che mio marito ha voi avete chiesto di ottenere copia di quella chiamata, che certamente deve esistere, perché sono tutte registrate quelle al 112, così come quella al 118, sono tutte certo. registrate per prassi. Infatti. Quindi certo. quella telefonata esiste, da qualche però parte. Però non ce l'hanno fatta ancora ascoltare dopo 4 mesi che Alice non c'è più. Ed è la telefonata che
con cui noi pensavamo di fermare questa bomba, capito? Pensavamo, ne avevamo l'illusione, ma non l'illusione, ce l'avevano detto troppe volte, voi chiamate il 112, il 112 arriva, nessuno ci aveva messo minimamente il dubbio di dire 112 arriva, se voi quindi, potete provare cosa che Alberto è lì col ma quello della centrale operativa cosa vi ha detto? Quello del 112, quello che si ricorda mio marito che era il giorno successivo. Vieni. Buonasera, di andare il giorno successivo in commissariato a fare regolare denuncia. Però di intervenire sulla minaccia, che ormai era chiaramente slatentizzata, allora, non se ne parlava. Io poi quando ho sentito che sarei dovuto andare il giorno successivo, ho implorato che almeno mandasse una pattuglia qui in via Pascoli, perché io avrei potuto ancora ribadire e far ascoltare la telefonata, per dargli il sentore di quanto fosse ormai fuori di testa, cioè una bomba delirante, una bomba senza la sicura. A quel punto voi che fate? Avete avvisato Alice che c'era quella situazione lì e che lui ce l'aveva? Io dico, se non manda una volante qua in via Pascoli, almeno mandate una volante in via Fabrizio dove abita, a casa di Alice, certo. Esatto. E che avrebbe funzionato come deterrente anche. Ma certo, ma lui se avesse visto una pattuglia lì sotto non sarebbe mai avvicinato, mai. Sa che, voglio dire, l'ha visto persino un abitante della zona, l'aveva notato per questo atteggiamento, occhiali da sole, cappello, ma soprattutto un atteggiamento stranito, cioè non di una persona normale. Un signore che passava in moto ha fatto questa diagnosi. Ha percepito che c'era qualcosa che non andava in quel ragazzo, insomma. Quindi era evidente che era uno stato mentale alterato. Quindi sarebbe bastata una volante e averlo visto, perché non si nascondeva neanche, cioè voglio dire. Ma no, perché dal suo punto di vista paranoideo, lui ha ragione. Dal suo punto di vista, lui ha ragione. Ha fatto quello che doveva fare. Non c'è, difficilissimo che un paranoide si nasconda in maniera efficacissima, a meno che non abbia un progetto che comporta più vittime. Allora a quel punto sì, chiaro che si cela. Perché poi sceglie delle modalità diverse. Certo. Ma quando si presenta fisicamente, anzi, io ho avuto diversi casi di schizofrenici paranoidi che hanno commesso omicidi e quando siamo arrivati in qualche modo a esaminarli, hanno ammesso quello che hanno fatto, ritenendo anche di aver ragione, e anzi ci portavano la loro giustificazione che chiaramente era dentro il delirio, no? Naturalmente. Certo. Cui mi stupirebbe pensare che si nascondesse. Lui era lì. Sì, ma questo vuol dire che era ancora più facile fermarlo. Certamente, assolutamente sì. Non sarebbe stato un problema trovarlo, perché lui stazionava lì sotto finché non vedeva Alice o il marito di Alice. O se fosse stato frustrato da questa attesa, secondo me appunto poteva esplodere poi in qualunque momento. Certamente, loro due erano i target principali, ma nulla diciamo ci porta a escludere che laddove fosse passato qualcuno che banalmente lì magari diceva una mala parola, questo sarebbe stato più sufficiente, insomma. Esattamente. E quindi eravamo quindi tutti allertati da questa cosa, ovviamente. E a quel punto ci è sovvenuto che la famosa anello debole, mia mamma era ancora qua a Genova, sì. E quindi comunque abbiamo detto, chi può sapere, anche perché poi le nonne, come dire, potrebbero avere anche il cuore tenero, abbiamo detto, ma volesse mai che gli racconta chissà quale storia, quella li apre e boom. E quindi finalmente siamo riusciti a convincere la nonna a riparare in campagna e mio marito ha preso la nonna e l'ha portata su, pensando che, voglio dire, mai più pensando che Alice facesse questa, prendesse questo azzardo, questo andare. Quindi Alice, consapevole della situazione, consapevole di tutte le brutte cose che lui ha detto al papà, consapevole di essere un target, cioè di essere lo sapeva da ben prima, si sentivano ben prima comunque target dell'odio di Alberto, non so come dire, era una cosa, ecco.
non lo so, non mi chieda perché Alice la scriverei. La domanda che ci fa Patrizia Caselli, come si disinnesca una personalità così? Privandolo della libertà personale, non c'è un'altra strada, e curandolo in maniera tale che possa a lungo termine pensare di fare un percorso. Questo è un soggetto che doveva essere ristretto in una struttura psichiatrico-giudiziaria. In misura cautelare è obbligato a stare lì. Non c'è un'altra strada oggi che cura questa gente. E disinnesca. Disinnescare vuol dire metterlo in condizione di non nuocere. In un soggetto del genere ciò significa privarlo della libertà personale in maniera restrittiva. Ma adesso in carcere stanno curando in qualche modo, non so. No, non si sta curando, non si sta curando, non si sta curando, perché dal suo punto di vista chiaramente non ha nessun problema. Quindi non ci sono diverse visite che ha fatto anche in carcere, però non accetta nessuna terapia. Cura l'epilessia, quella sì, chiaramente. L'epilessia, sì. I genitori non l'hanno ancora visto. No, non ancora, insomma, oggi, adesso, domani ci sarà l'ultimo incontro e ci darà il nostro perito psichiatra, ci darà un po' un resoconto. Tenga conto che neanche il suo perito psichiatra lo può vedere, cioè il GIP non ha consentito neanche che il suo perito psichiatra da solo? Non ci può andare da solo, solo durante la perizia psichiatrica? Esattamente, e il nostro perito di parte ci ha detto che è un atteggiamento decisamente rigido. Evidentemente si è espresso in un modo molto corretto e ha detto molto rigido, cioè Alberto. Mettiamoci anche che c'è una situazione un po' particolare, che ci sono da valutare tanti aspetti di questa vicenda, sì. Ci sono anche dei risvolti, come giustamente ci ha raccontato lei, molto delicati, e quindi probabilmente vogliono mantenere il più neutro possibile l'ambiente della valutazione psichiatrica, facendo in modo che partecipino a quegli incontri tutti quelli che ne hanno titolo, quindi il perito del giudice, un eventuale ausiliario e i consulenti di parte, compreso il vostro naturalmente, certo. Però chiaramente è una situazione molto delicata, perché valutare sul piano del funzionamento mentale un soggetto come Alberto, con una dimensione paranoidea così radicata, ma in una struttura di personalità comunque deficitaria, non è propriamente una passeggiata. Io non so neanche se il perito avrà tutte le informazioni per rispondere ai quesiti, perché non so Alberto quanto possa essere collaborante in un accertamento psichiatrico. Sì, ci ha lasciato un po' perplesso. Collaborano, Che però non abbiano neanche, voglio dire, acquisito, almeno inizialmente, non volevano neanche acquisire le telefonate, le chat, le mail che Alberto mandava in quel periodo. Questo non lo comprendo, perché io personalmente l'avrei fatto, nel senso, da occupandomi di questo tipo di attività, l'avrei fatto. Anzi, più informazioni ho del periodo precedente ai fatti, che è quello che mi interessa maggiormente, cioè capire qual era lo stato mentale del soggetto nel medesimo intervallo temporale in cui ha agito. Adesso valutiamo un soggetto che ha una situazione reattiva alla carcerazione, a tutta una serie di altri aspetti, che si sta cercando un nuovo modo di compensare la sua situazione in un contesto diverso che quello carcerario, quindi andiamo a valutare, per carità, però lo facciamo in maniera un pochino più parziale. Quello che è successo prima è parte integrante di una valutazione psichiatrica su un soggetto con questo tipo di struttura. Quindi mi auguro che il vostro sembra un po', sembra insomma, l'avvocato Anselmo infatti su questo si è, diciamo, battuto parecchio, fortunatamente, perché mi sembrava un po' strumentale a lasciar fuori un pezzo di Alberto. Dal punto di vista metodologico, se il perito lascia fuori sta parte, è un errore, una fragilità della sua consulenza. È attaccabilissimo. Il PM aveva deciso così, il PM che ha fatto il riassuntino di quello che lei farà ascoltare, voglio dire, aveva fatto questa, forse era un po' tutto, come dire, strumentale a un certo tipo di difesa di chi doveva intervenire e non è intervenuto, mi permetto di dire la questo. La sensazione è che si voglia in qualche... Allora, suo figlio sano psicologicamente non lo è, ora mi rifiuto di credere che ci sia qualcuno nel nostro mondo, psichiatri, psicologi forensi, che possa dire il contrario, perché non è, cioè, è chiaro che è un soggetto disturbato con problematiche anche abbastanza importanti che si sono manifestate acclaratamente anche precedentemente, che hanno avuto una fase di aggravamento, come spesso accade, e che si sono poi tramutati in comportamenti aggressivi e distruttivi, tipico di un soggetto che ha un quadro compromesso dal punto di vista della salute mentale sul piano del funzionamento globale, probabilmente una struttura di personalità di tipo narcisistico borderline,
diciamo alla Kemberg per intenderci, contratti paranoidei che purtroppo hanno virato verso una strutturazione paranoide vera e propria, cioè una distorsione del pensiero, che lo porta a scollegarsi con la realtà. Ora, suo figlio, se non ho letto male, a un certo punto dice: non sono io che ho ucciso Alice, è una parte di me che ha ucciso Alice. Così ha detto al nostro perito, sì. Quindi questa dissociazione è abbastanza... Te la dice abbastanza lunga sul fatto che, insomma, è un insight, come si dice tecnicamente, anche abbastanza potente, insomma. E in effetti è così. È quella parte malevola, distruttiva della sua mente, che purtroppo è nella sua mente, e che lui non governa. Sì. Quindi purtroppo vediamo cosa salterà fuori domani da questo incontro. Io... perché ora abbiamo sostanzialmente un po' finito il tempo a disposizione, però potremo sicuramente approfondire. A questo punto, visto che lei comunque poi ha sviscerato la questione, arriviamo all'ultima parte, quindi all'interrogatorio del 4 di maggio. Io ho l'audio integrale che oggi ho portato. Sì. Però visto che c'è lei qua e siete ancora in una fase di indagini preliminari e probabilmente forse adesso è un po' prematuro mostrare pubblicamente quel documento. Io, insomma, mentre l'ascoltavo... stavo ragionando proprio in questi termini, ossia è comunque un interrogatorio che voi avete acquisito formalmente, certamente, ma è ancora in una fase di segreto istruttorio, ok? Cioè, perché di fatto cioè l'audio è l'audio chiaramente acquisito da voi legittimamente, ma chiaramente un audio di un interrogatorio in una fase... No, no, è l'audio che ha acquisito il PM, eh? È l'audio, sì, che l'audio io ho preteso... Il PM con lei, sì, ma sono le sommarie informazioni che ha reso lei il 4 sì. maggio. L'unica volta che ebbero la bontà di ascoltarmi. Che sono state acquisite da voi, sono state acquisite da voi, però in un ambito di un'indagine che è ancora in fase istruttoria. Sicuro, sicuramente, allora, sicuramente. Siccome, voglio dire, la situazione già è delicata, so che vi aspettano anche dei momenti molto delicati domani, direi che questa cosa magari la valutiamo di mostrarla in una fase un pochino più avanzata dell'inchiesta, proprio perché non voglio in alcun modo recare danni in questa fase così, diciamo, delicata e magari andare a portare dei contenuti che forse adesso potrebbero addirittura volgere a vostro sfavore. Quindi ce la teniamo lì e siamo pronti a mostrarla anche magari in maniera integrale quando sarà il momento. Ce la racconta però lei quella dichiarazione lì. Che certo, fui chiamata, cioè noi il 2 maggio ci presentammo in questura alle 9:30 subito, perché volevamo ottenere il documento che io avevo firmato in realtà il 30 di aprile qua ai due agenti. Quindi ho detto: io ho firmato un documento, voglio sapere se cosa c'è scritto, lo voglio rivedere, perché lei, conto che... per spiegarlo ai nostri amici, lei è stata sentita a sommare informazioni, quindi come persona informata sui fatti, alla presenza del sostituto procuratore, quindi del PM, e di un ausiliario di PG, ok, un ispettore della questura. Dopodiché, chiaramente, lei è stata audio registrata, sì, no? Quindi c'è l'audio di tutte le sue dichiarazioni, che sono molto articolate. Ma perché in realtà subito doveva essere solo qualcosa di scritto, nel senso... Sì, doveva essere solo verbalizzato. E poi c'è la sintesi delle sue dichiarazioni nel verbale che lei ha sottoscritto, ok? Ok. Lei non voleva avere copia di questo verbale scritto, che poi ha avuto, e non le tornavano alcuni aspetti riportati a lei attribuiti in questo verbale, corretto? Molti aspetti, cioè io non volevo, non avrei firmato questo verbale e non avrei Ma non gliel'hanno riletto, perché normalmente si rilegge alla... No, proprio rileggendo il verbale, io non mi riconoscevo nelle dichiarazioni, perché io ho reso queste dichiarazioni il 2, 3, 4 maggio, mercoledì, ok? Ma poi mi è stato fatto... E mi è stato detto, dato che erano 2 ore e mezza, io ho parlato 2 ore e mezza di tutto quello che era successo, e appunto non mi stavano dietro nello scrivere tutto, ho detto va bene, registriamo e poi riportiamo tutto sulla carta e lei ce lo verrà a firmare successivamente. Ma infatti avrebbe dovuto essere una trascrizione fedele, esatto, delle sue dichiarazioni, esatto. Invece no. Invece, no. Invece quando mi sono trovata davanti, riassunto, il 18 maggio, lo fanno spesso. Un riassunto
che non mi corrispondeva, nel senso che era assolutamente addomesticato per una tesi evidente che aveva, che, sottesa, che aveva il PM evidentemente. In poche parole, non era quello che avevo detto io, ok? Certo, io mi sarei aspettata emerge che un'ora e mezza chiaramente di conversazione fossero riportate parola per parola. Si stupì, la PM disse 2 ore e mezza, ma quanto ci dobbiamo lavorare? Io gli dissi, la vita di mia figlia credo che valga questo lavoro. Bene, mi fa leggere le 6 pagine di riassunto, sì, e io gli ho detto questo io non lo firmo, perché io queste cose non le ho dette così, non le ho dette in questa successione, non le ho dette in questo senso. A meno che voi non dite a chi deve valutare questa testimonianza, di sentirsi l'audio, fosse anche Dio, di sentirsi l'audio, al che ho firmato, e infatti l'audio è stato allegato. Esatto. E insomma, e l'ha ascoltato l'avvocato Anselmo, sì, e mi ha confortato sul fatto che il riassunto non corrispondesse proprio, diciamo, nel senso a quanto io lei è molto più articolata, specifica molti più aspetti, dà una chiave di lettura, diciamo, che non si evince dal verbale sintetico, obiettivamente. Assolutamente no, perché mi ha detto ma noi insomma dobbiamo fare qualcosa di come dire, di comprensibile, di rapido da leggere. Gli ho detto, ma qua noi stiamo valutando delle guardi, lei è chiarissima nelle dichiarazioni, nell'audio. Infatti. È di una linearità straordinaria, cioè voglio dire, l'audio bastava trascriverlo, era perfettamente coerente, c'è, cioè, tutto, date, circostanze, situazioni, scelte, contatti, cioè è di una lucidità e anche una memoria straordinaria, per cui, cioè, considerato che avevo, considerando lo shock e il trauma appena subito, avevo, insomma, ancora Alice da seppellire. Okay. Qual era la tesi secondo lei che voleva far passare? Liberare coloro i quali avrebbero potuto fermare la mano di Alberto. Questo è quello che chiedeva, era già abbastanza, diciamo, rimasi anche molto molto delusa, rimasi veramente molto delusa, perché lì avevo già visto la sentenza, cioè avevo già visto che questo famoso filone delle omissioni era già tutto bello che è risolto, nel senso la colpa era nostra, cioè i soldoni, la colpa era nostra. Ma la sensazione era che si volessero sgombrare le figure, diciamo, che secondo la vostra ricostruzione fatto quello che forse avrebbero potuto, diciamo, questo è un po' di sgombrare il campo da quel tipo di situazione. Assolutamente, questa era la sensazione. Assolutamente, assolutamente. Ricorrevano parole che io non credo, voglio dire, è da verificare, ma l'ha verificato l'avvocato Anselmo, come mi ha confortato. No, ricorrono termini e soprattutto, ma anche la successione degli eventi, che sembra fatta a tema, non so come dire, o a tesi, ecco, voglio dire. Diciamo che c'è una bella differenza tra quello che lei dice registrato e il verbale, i contenuti, chiaramente non è che li attribuiscono. No, i fatti non sono diversi. Non è questo che stiamo dicendo, però non è un atto falso, non stiamo dicendo questo. Però diciamo che la sintesi sacrifica un po' tanti aspetti che lei invece sottolinea, e anche in maniera molto importante. Ma anche proprio come dire, la successione degli eventi e l'incalzare degli interventi di molte persone in divisa, voglio dire, secondo me era almeno da riportare in quel momento in evidenza, no? Visto che erano stati considerati tutti come elementi slegati, almeno c'è un filo. C'è un filo conduttore molto chiaro in questa vicenda. Ecco, se si ascolta il suo interrogatorio, le sommarie informazioni, emerge questo fil rouge che collega tutte le circostanze. Nel verbale questo aspetto qua è molto meno... No, una qui, una là, una frase qui, una frase là, come dire, è successo. Però è un verbale sintetico, e come tutti i verbali sintetici bisogna stare molto attenti che siano poi fedeli a quello che noi vogliamo comunicare. Ma non al senso che io volevo dare al racconto. Giustamente, cioè, lei... Ma non al senso fantasioso, senso effettivo delle cose, voglio quindi dire. Quindi e si trova davanti questo magistrato... Che sostanzialmente che cosa le dice?
Che si spazientisce ed è abbastanza irritata dalla mia stupore che quello che io avevo detto per 2 ore e mezza diventasse quelle frasi, tra l'altro un po' reiterate, che non credevo assolutamente di avere detto e che non davano assolutamente il senso degli avvenimenti, cioè il senso della successione degli avvenimenti, di quello che era realmente accaduto. Ma soprattutto io gli dissi, cioè non si può tagliare con l'accetta, voglio dire, perché non stiamo dicendo che il 112 non ci ha risposto, stiamo dicendo che il 112 ha avuto un atteggiamento di un certo tipo, che salute mentale non è che non ci ha ricevuto, ma ci ha ricevuto con una tempistica e dandoci delle istruzioni di un certo tipo, voglio dire, quindi mi sembrava un po' grossolana, ecco, essere eleganti, molto grossolano il riassunto fatto, ma e che non rendeva domanda, giustizia agli eventi, cioè, non rendeva domanda, giustizia. Durante questa sit, il PM le ha mai chiesto: signora, ma lei vuole fare formale denuncia di omissione di atti d'ufficio? Assolutamente no, assolutamente no, assolutamente. Per come raccontavo le cose e come erano andate, mi sembrava che come fosse insita. Voglio dire, no? Avrebbe dovuto, neanche, per quello è vero. Però, ecco, ascoltando l'interrogatorio, ne deriva in maniera abbastanza deduttiva che in realtà è quasi più una denuncia che non una sit. Sì, in realtà più volte ha tentato di, devo dire, le poche domande che ha fatto, tra l'altro, perché poi sono sempre stata io che narravo quello che erano gli eventi, visto che la domanda era quella, ma poi ogni tanto puntualizzava con domande che sembravano più tese a, come dire, a tirar fuori lati di colpevolezza da parte di noi genitori. Ma addirittura, lei non pensava, quando probabilmente gli raccontai che Alberto, diceva, com'era Alberto a 16 anni? Arrivava fuori orario rispetto agli orari stabiliti per il rientro serale, essendo non ancora maggiorenne, noi ci aspettavamo che se dici rientra entro le 24:30, fossero le 24:30, le disse, ma non pensò a quell'epoca che ci fosse necessità di un supporto psicologico? Le ho detto, io credo che tutti perché i genitori che hanno i figli, insomma, per fortuna ho lavorato in un ambiente lavorativo dove eravamo veramente tantissimi, ho avuto, come dire, no, esperienze di contatto con tantissime mamme, dico, se tutte le mamme che hanno i figli che arrivano tardi alla sera portano i figli, gli adolescenti dallo psicologo, credo che ci sia la coda, ma per dire, oppure quando parlavo della telefonata al 112 in cui avevamo questa granitica sicurezza che a fronte della nostra chiamata, essendo un numero di emergenza, come si dice in italiano, vuol dire che tu ti muovi su emergenza, e che quindi si muovessero, lei disse, ma io mi sembra aver sentito la telefonata, ma siete sicuri di non aver chiesto consulenza, cose di questo tipo? Dico, guardi, io quando sono in emergenza, chiamo un numero di emergenza, non sto a raccontare. No, Antonella, la PM dice che ha sentito la telefonata? Ha fatto cenno a, come dire, non ha fatto cenno, ha criticato il tono della telefonata o il contenuto della telefonata, dicendo che poteva essere scambiato per una consulenza. Gli ho detto, ma noi non abbiamo fatto telefono azzurro, abbiamo fatto il 112. Ma il 112, io non credo che la gente chiami il 112 per chiedere consulenze. È quello che ho detto al PM, ma per dirle com'era l'atteggiamento, diciamo, nel corso dell'interrogatorio. E quindi come è stato anche un po', come dire, molto brusco quando io ho fatto resistenza alla firma. E allora se non firma, come dire, e allora buttiamo tutta all'aria. E gli ho detto, ascolta, perché non potete ascoltare quello che ho detto? Mi sembra abbastanza comprensibile, non mi sembrava, voglio dire, di aver svarionato, no? Di essere stata così, di essermi, insomma, espressa in un modo così incomprensibile in audio. E quindi ho preteso che venisse allegato l'audio.
questo è l'unico riscontro che ebbi, e da lì devo dire caddero un po' delle nostre aspettative su questa famosa indagine, ok? Perché se questo è l'atteggiamento, come dire, un po' grossolano, un po' così, poco attento. Adesso voi avete davanti una situazione complessa, perché siete da una parte i genitori della vittima e dall'altra i genitori dell'assassino. E adesso ci sarà il processo, adesso nel senso che in un futuro abbastanza prossimo ci sarà un processo. Voi state provvedendo alla difesa di Alberto, avete nominato Studio Anselmo. L'avvocato Anselmo ci segue sul filone delle omissioni e delle omissioni di atti d'ufficio e di denuncia, omessa denuncia. Alberto ha un avvocato d'ufficio. Quindi Anselmo ha un ruolo verso di voi, diciamo. Esattamente, come parte. Quindi Alberto ha una difesa alternativa. Però il consulente, il consulente che avete nominato è il consulente vostro come, diciamo, futura parte civile. Assolutamente, sì. Non, Alberto ha un suo consulente? Ha il suo avvocato d'ufficio e ha il suo consulente. Che insomma, ci riferiscono anche al buono. Ci ha chiesto, insomma, di... Sarà atteso, immagino, a far riconoscere un'incapacità, non lo so poi se è possibile. Ma sai, non è una perizia semplice questa qui a fare. Non è una perizia semplice perché la situazione è veramente da leggere in maniera approfondita. Può tentare l'avvocato, cioè penso che quello tenterà. La perizia è stata disposta dal giudice, dal GIP, non è che vuol dire che la valutazione delle condizioni mentali di Alberto è un elemento su cui il giudice evidentemente vuole vederci chiaro, e questo chiaramente è un aspetto importante da valutare. Quella è l'occasione in cui far emergere tutte le criticità che, insomma, in qualche modo stasera abbiamo raccontato, e vedere dove portano alla fine, insomma, no? Anche perché qui parliamo di un ragazzo che prima chiama i genitori, li minaccia reiteratamente, nell'arco di queste telefonate minaccia di morte anche la sorella, esce di casa, fa un percorso, porta con sé un coltello e aspetta la sorella su casa. Quindi, voglio dire, non è che parliamo di una situazione estemporanea o d'impeto, però nel disturbo paranoide la premeditazione è la regola. Nella schizofrenia paranoide, quando uno schizofrenico paranoide agisce, premedita sempre. È difficilissimo che un paranoide agisca d'impulso, perché sono ipercontrollati, quindi loro costruiscono una vicenda prima di agirla, ok? E anche in maniera articolata, no? Quindi qui parliamo, le strade sono due: o c'è un'infermità verosimilmente totale, o c'è la piena consapevolezza, la piena imputabilità. Infatti, e le strade si dividono molto nettamente: da una parte c'è l'ergastolo, dall'altra c'è la REMS, quindi la misura di sicurezza in REMS, sine die, nel senso che finché qualcuno non valuterà che possa rientrare nella comunità sociale. Minimo 10 anni, ma minimo. La strada è quella, la biforcazione oggi è quella lì. Bisogna capire come sono orientati coloro che l'hanno esaminato, insomma. Noi siamo spaccati, non siamo solo che spaccati dal 1 maggio. Però la domanda che le faccio, quindi al processo vi costituirete? Credo di sì. L'avvocata è una domanda per l'avvocato Anselmo. La decisione, cioè, vuol dire costituirsi parte civile, vuol dire partecipare al processo contro vostro figlio. Formalmente, quindi avere una vostra lista testi, avere il vostro avvocato, quindi partecipare attivamente come parte al processo. Probabilmente per chiedere risarcimento, visto che vostro figlio non ha nulla. Però è un modo per stare nel processo e anche rappresentare. Stare nel processo e capire cosa succede, sicuramente. No, però astrattamente voi potreste, anche laddove lui venisse ritenuto pienamente capace e quindi processato in corte d'assise, perché questo è un capo di imputazione d'ergastolo, quindi si va in corte d'assise, col tipo di imputazione che ha,
se è imputabile non c'è un'alternativa, cioè si va in corte d'assise perché la pena prevista è l'ergastolo. E quindi in questo caso, se voi vi costituite, voi potete essere nel processo, partecipare attivamente e anche rappresentare delle circostanze nel processo. Infatti. Che magari nella perizia forse non emergeranno così chiare, insomma. Se invece non vi costituite, avete margini molto inferiori. È chiaro, questo è chiaro, ma lei deve capire che dal 1 maggio noi viviamo a ore, non a giorni, viviamo a ore. Comunque domani è già un'importante giornata perché si conclude l'accertamento peritale, anche se preliminarmente domani il perito dirà ai consulenti, quindi anche al vostro, come è orientato, perché ormai insomma, quello che doveva fare l'ha fatto. Sì, a grandi linee un orientamento. Riunione ex post di tutti, cioè dopo la riunione con Alberto ci sarà questa, diciamo, questa briefing che ci ha detto appunto il nostro perito, in cui ognuno, diciamo, metterà sul tavolo quelle che sono le conclusioni delle dell'osservazione di Alberto. Il vostro consulente in che strada vuole andare? Su che diagnosi si sta spostando? Sulla schizofrenia paranoide? Sì, assolutamente. La sua valutazione, questo ce l'ha detto oggi. Ci ha detto proprio consapevolmente convinto, non so come dire. Cioè, sì, però parliamo del consulente. Medico, no, ma è importante perché lui è un consulente di parte civile. Sì. Okay, certo. Quindi che è un consulente di parte civile. Un medico e una psichiatra che è stato responsabile di un'unità di un grande esperimento. Cioè, ed è un consulente che in realtà astrattamente, di solito quando siamo consulenti di parte civile, diciamo che il nostro obiettivo è quello di valutare la situazione come non coerente con una capacità scemata o esclusa, no? Quindi sì, se un consulente di parte civile arriva a quella conclusione, ne è professionalmente convinto, onestamente convinto di questa valutazione. Poi la dovrà anche sostenere, perché i consulenti verranno sentiti quando ci sarà l'udienza davanti al GIP, perché è stato disposto un incidente probatorio, chiaramente verrà sentito il perito e poi i consulenti o depositeranno note o il vostro avvocato può chiedere che vengano sentiti. Okay? Sì, ha detto che poi ci sarà un'udienza dedicata proprio a questo. Dedicata a questa, in cui ognuno, diciamo, darà anche le motivazioni a cui comportano la loro per arrivare a quella diagnosi, chiaro, e eventualmente anche il percorso del perché non è d'accordo con la diagnosi eventualmente formulata da altri. Lei cosa si aspetta? La verità. Dal primo giorno la verità. Ma lei è convinta o quantomeno pensa che suo figlio abbia un'alterazione mentale tale da non farlo rendere pienamente consapevole di quello che, della gravità di quello che stava facendo? Gli ultimi giorni che io ho sentito Alberto, io ho maturato la convinzione che lui non fosse più in grado, il suo cervello non fosse più in grado di dargli la consapevolezza dei risultati del suo gesto, delle conseguenze dei gesti che faceva. Non riusciva a immaginare. Per come lei conosce Alberto, come pensa che vorrebbe uscire da questa perizia? Come incapace o come perfettamente consapevole e capace? Io credo che in questo momento lui forse razionalmente un pezzo si rende conto di essere in carcere, che c'è tutto questo interesse su di lui, ma secondo me non ha la mente, non ha la capacità mentale, il suo cervello non riesce a mettere insieme tutto. Suo figlio, faccio una domanda un po' diversa, suo figlio come la prenderebbe se da quella perizia uscisse fuori che lui non è capace di intendere di volere, quindi è proprio, diciamo, tra virgolette matto? Non ne ho più pale idea, probabilmente ne starebbe male o darebbe in escandescenze, ma il concetto è che dovrebbe essere curato, la sua mente non credo che riuscirebbe a contenere questo concetto, non so come dire, cioè sarebbe qualcosa probabilmente non lo tollererebbe, perché sarebbe l'ennesima riprova che qualcosa in lui non va. Sicuramente sì, ma mi auguro che si inneschi in questo caso, in cui venga riconosciuto il piano
della sua salute mentale, cioè noi siamo focalizzati sulla sua salute, che può essere, da quel che ho capito, non esattamente questo piano sovrapponibile al piano giudiziario. Cioè, se lui è malato, noi vogliamo che venga curato. Noi siamo convinti che sia malato, lui non sarà mai convinto di essere malato. Un malato di mente, io direi che non sarà mai convinto, specie se lo è molto. Certo, quindi, anzi, quelli più gravi sono quelli che hanno maggiore difficoltà a riconoscere la gravità della loro condizione. Ma credo che sia proprio, come dire, una contraddizione in termini. Se funziona il cervello, come può funzionare? Non sono conforme alla normalità. Non solo, lui ha uno strumento di difesa potentissimo, che è il delirio paranoideo. Non sono sbagliato io, sono loro che ce l'hanno comune. Certo, è sbagliato tutto il mondo, ma certamente i 7 miliardi di persone con cui si vergogna di respirare. Sì, ma lui è assolutamente, su quell'aspetto lì è granitico, quindi si difenderà con questo aspetto probabilmente. Insomma, adesso vediamo cosa salterà fuori domani da questo incontro con tutti i vari consulenti e col perito. Non saprei neanche io che cosa augurarle, nel senso che... se è pienamente capace e va a processo, ci va dritto per dritto con l'ergastolo. Non c'è un'altra strada con quello che è la situazione. E vorrei sapere perché tutti quelli a cui abbiamo raccontato, tutti i medici, tutti quelli della categoria medica, insomma, a cui abbiamo raccontato i comportamenti e di Alberto, e dicevano che era malato e non hanno dissentito di questo. Non hanno detto, ci eravamo sbagliati, oppure ci avevano detto... No, ma il problema è capire, quanto che lui abbia, che sia disturbato, cioè malato. Beh, io spero comunque che venga curato, non so più come dirlo. Non uscirà mai da una perizia che gli dicono, no, guardi, è splendida forma, funziona benissimo. Non ci credo, con uno psichiatra. Attenzione, perché non lo curano allora in questo momento? Io sono un po' trastornata da questa cosa. Il problema grosso è capire... come curare un soggetto che ha una patologia così particolare. Il problema è questo, che lui dovrebbe prendere degli antipsicotici se c'è una fase di delirio acuto, ma in realtà adesso in carcere sembrerebbe compensato su quel profilo lì, perché il carcere lo contiene. Insomma, il nostro perito oggi ha parlato di trattamenti forzosi, chiaramente, che potrebbero invece riportarlo... progressivamente riportarli bisogna, in sì, ho capito, ma bisogna che qualcuno si prenda la briga e abbia in qualche modo che ne abbia necessità certo. No, che si prenda la briga di dire questo c'ha questa problematica e che lo voglia o meno deve curarsi così. Ed è quello che ci auguriamo, cioè voglio dire, perché noi siamo convinti che sia malato. Se lui esce da saperizia con una diagnosi di infermità o di semi-infermità grave, socialmente pericoloso chiaramente in caso di infermità o di semi-infermità, è chiaro che andrebbe in una struttura quantomeno, no, avrebbe un percorso diverso rispetto a quello carcerario, anche se è una struttura che di fatto funziona come un carcere psichiatrico, nel senso che una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza che è contenitiva naturalmente. Certo, non è un carcere, ci mancherebbe altro, è una modalità più comunitaria, no, piccole comunità. Che però lì devi in ottica di recupero, in ottica di miglioramento. L'ottica è quella di la REMS ha un'ottica di reinserimento. Quindi l'obiettivo è di curare un soggetto ritenuto infermo, semi-infermo di mente, pericoloso socialmente, perché sennò non andrebbe neanche in REMS, per poter poi creare i presupposti per nel tempo curarlo e reinserirlo nella sua comunità. Certo. Se invece viene riconosciuto come disturbato, ma non abbastanza da interferire con la sua capacità di autodeterminazione, e a quel punto si chiama imputabilità piena, e lì c'è il carcere, non ce ne sono alternative col tipo di capo di imputazione che ha. Ed è un carcere normale, che ne riparliamo tra 20 e 25 anni. Ma sicuramente. Purtroppo, nel senso che la situazione questa è. Tutto ruota. È chiaro che se sta in una REMS o comunque ha un percorso psichiatrico può ricevere un determinato tipo di cure. Se non viene riconosciuto come infermo di mente o semi-infermo, va nel carcere ordinario. Poi, per carità, il carcere ordinario ha gli psichiatri, ha i medici, ha tutta una serie di psicologi, ci sono tutta una serie di figure di riferimento anche nel carcere ordinario. Però indubbiamente
non c'è una corsia privilegiata. Certo. Cioè, viene gestito alla bisogna, cioè quando ha un problema interviene lo specialista che serve, ma solo in, quello, in quell'occasione. Non c'è un piano psichiatrico. E non sarebbe quello che avremmo voluto, perché noi dal primo momento ci siamo mossi per curarlo. Ci siamo mossi. Però, ripeto, curare un soggetto del genere a piede libero è impossibile, però, signora Antonella. No, infatti volevamo che qualcuno lo portasse, lo fermasse prima. E lo mettesse comunque in una situazione. Comunque adesso voi state andando avanti anche sulle denunce per quanto riguarda le altre criticità legate al mancato intervento, la mancata tempestività dell'intervento, la mancata presa in carico, insomma ci sono una serie di profili, certo, no? Che state approfondendo, insomma. Quindi con l'avvocato Anselmo vi state occupando di quella parte della vicenda. In questo momento è sicuramente più focalizzata su questa parte, in cui abbiamo fatto anche una denuncia formale, visto che insomma sicuramente non c'è la proposta al PM quando abbiamo reso. Siete mossi voi autonomamente con la denuncia. Sì. Esatto, quindi, con l'avvocato Anselmo. Circostanze, nomi, cognomi, tutto insomma. Insomma, quelle che No, giustamente. Le persone che sono state quantomeno che venga vagliata la loro posizione, che venga vagliata la loro condotta, e vediamo se ci sono degli aspetti che sono penalmente rilevanti, insomma. Ma, o ci sono delle, voglio dire, dei vuoti, come dire, di protocollo, dei vuoti normativi, ma io credo che non siamo purtroppo le uniche persone che hanno queste problematiche. Questa storia, quindi, signora, è seguitissima, e le posso dire che c'è un interesse enorme sulla vostra vicenda, perché di persone che hanno una situazione molto simile alla vostra ce ne sono una quantità veramente spaventosa. Con un familiare, spesso un figlio, con problematiche psichiatriche importanti, che a un certo punto va in escalation e diventa aggressivo in maniera esasperata e comincia a minacciare, comincia a fare richieste assolutamente, diciamo, incongrue, comincia a fare tutta una serie di attività e che diventa anche una minaccia oggettiva per la famiglia. Ce ne sono di casi del genere, guardi, le assicuro, tantissimi. Per cui l'evoluzione della vostra storia è molto importante anche per un futuro, cioè per fare in modo che il sacrificio di Alice non sia inutile. È certo. Che ci sia focalizzazione in un paese civile, penso che sia un problema di cui assolutamente farsi carico come società civile. Cioè non si può lasciare è giunto il momento, perché così non possiamo andare avanti, anche perché ripeto, guardi che le problematiche di questo tipo sono molto frequenti, molto più di quanto ci arrivano anche purtroppo a deflagrare, perché sono tanti a fatti gravi, certo, e quindi voglio dire ma guarda, quando c'è un disturbo grave e ci sono aspetti comunque legati alla cattiva gestione della rabbia e della frustrazione, non c'è mai da sottovalutare la questione. A queste persone basta veramente nulla per trasformarsi in delle bombe innescate. E bisogna dare un codice di sblocco, di blocco anzi di queste bombe. Voglio dire, noi non ci riusciamo più. Ma è anche troppo farraginosa la procedura del TSO. Bisognerebbe snellirla un po', creare delle task force specializzate con questo tipo di situazioni, che poi alla fine sono molte, ma poi non neanche poi così tante. Quindi creando una task force con le giuste professionalità si arriva anche a gestire più efficacemente il rischio di questo genere. Quello che è successo a Bologna, dove muore questa la Matteuzzi, anche quella aveva problematiche psichiatriche molto gravi e anche molto simili a quelle di Alberto, peraltro. Stiamo parlando di due casi a strettissimo giro l'un l'altro. E comunque, mi perdoni, anche una maggiore focalizzazione sulla collaborazione fra istituzioni, perché questa cosa che ci hanno illuso salute mentale, voi dite che siete andati a salute mentale come se fosse la parola magica per cui le forze dell'ordine, capito, avrebbero, come dire, si sarebbero attivate con un certo codice, e invece, voglio dire, non è successo assolutamente niente, anzi ci torna come boomerang dicendo che le forze dell'ordine non sono psicologi. Ma noi non aspettavamo gli psicologi, il primo di maggio aspettavamo il 112, gente con la pistola, si chiama numero d'emergenza, non serviva uno psicologo, serviva un poliziotto, un carabiniere, serviva qualcuno che era in grado con la forza di fermarlo. Quello che si chiama fare quell'attività che viene sbandierata come prevenzione, perché se no qualcuno mi deve spiegare. Ma quello era proprio prevenzione. Ormai era contrasto, perché la situazione, la prevenzione avrebbe dovuto scattare un paio di mesi prima.
Beh, quantomeno la settimana prima, voglio dire, con un minimo di indagini, con un minimo di attività di indagine che io vorrei mi giustificassero, perché non è stata fatta. Cioè cercare chi faceva danni, chi bruciava una porta, cioè secondo me devono dimostrarlo di aver attivato un'attività di indagine. Se no, ripeto, la prevenzione dove sta? No, ma lì siamo già oltre la prevenzione, noi siamo al contrasto, cioè è già successo qualcosa. Infatti, è già successo qualcosa. Il primo maggio non era ancora successo. Non c'è da discutere sulla gravità, perché qualcosa è già successo ed è molto grave. E testimonia una modalità di escalation che porterà sicuramente a una deriva diversa. Cioè, non c'è, non voglio dire, dopo che ho dato sfuoco alla porta di mia nonna, e cos'altro devo fare? Cioè, cos'altro pensate che possa fare un soggetto così, che si fermi autonomamente? E se te lo dice anche, il proposito micidiario viene anche espresso. Se lo deve anche telegrafare quello che vuole fare. Non lo so. Più di così, cosa doveva fare sto ragazzo? Cioè, dal suo punto di vista, tutte le cose che poteva tirar fuori per allarmare, per dimostrare che era pericoloso, le ha fatte, Ma a modo suo, ma mi viene persino da pensare quasi che lui se lo augurasse che qualcuno lo fermasse. Non so, lui non era in grado di fermarsi, Antonella. Lui non era più in grado di fermarsi da solo, non era più in grado. Infatti, ma che qualcuno lo fermasse, che dava segnali per dire fermatevi, non so come dire, fermatemi. Ecco, perché lui ormai era totalmente dissociato, basta, non era più su questa terra, non so come dire. Viveva in un inferno che era diventata la sua mente, purtroppo questo determinava le sue reazioni, erano tutti nemici ormai, eravate tutti nemici. Lo so, però sai, non c'era alla volante alle 13:30 del primo maggio, e poi non so se avete visto tutte quelle immagini orrende di 40 poliziotti che girano davanti a noi, che eravamo lì a piangere Alice sull'asfalto, ecco, voglio dire, veramente agghiacciante, ecco, questo proliferare di divise quando ormai le cose sono fatte, questa parola prevenzione invece... Direi che facciamo pompe funebri, così, ecco, diciamola tutta. Bene, direi che stasera insomma l'abbiamo affrontata approfonditamente la vicenda, insomma. Vediamo nei prossimi giorni gli sviluppi che ci saranno. Bene. Vediamo un po' in quale direzione vuole andare il perito, perché molto dipenderà da quello che succede domani. Sicuramente. Naturalmente, e da lì poi si capirà un po' che tipo di destino avrà. È chiaro che Alberto deve essere curato. Il vostro obiettivo adesso, visto che avete perso una figlia, è almeno di non perdere definitivamente questo figlio. Sì. Ed è giusto che sia così. Ciò non vuol dire non riconoscere la gravità di quello che ha fatto, perché siete ben consapevoli, ok? Però c'è comunque una situazione che deve essere gestita, e che, siccome non è stata gestita, ha prodotto una tragedia, prodotto la perdita di vostra figlia, prodotto per un bambino l'essere orfano di madre e compagnia cantando, no? Quindi ci sono veramente una marea di tragedie a seguire, almeno che ci sia un senso in questa storia, che questa persona possa avere la possibilità di ritrovare quella parte della sua mente che non controlla più. Esattamente. E che non si verifichi nuovamente, diciamo, una tale superficialità, ecco, perché questa la e questa storia serva da lezione a futura memoria, ma a futura domani, perché di storie del genere ce n'è purtroppo quante ne vogliamo, perché effettivamente morire per mano del proprio fratello deve essere già una situazione terribile, ma morire per mano del proprio fratello dopo che in qualche modo tutte le strade sono state percorse per evitare quel finale che ha travolto la vita di tutti voi. Sì. Questa è la parte più amara della vicenda, insomma. Non è successo improvvisamente che è andato là sotto così, sotto effetto di stupefacenti, impazzito temporaneamente. Sì. No? Dopo è andato settimana. Lì dopo aver ampiamente testimoniato, ampiamente raccontato, telegrafato, telefonato tutta una serie di sue intenzioni malevole che era in grado di mettere in campo. Questo assolutamente.
Vi ringraziamo dell'attenzione. No, no, grazie a voi della partecipazione. Noi continueremo a seguire il caso e a starvi vicini. Quindi qualunque situazione noi siamo qui. Grazie. Okay. Grazie mille. Grazie anche a tutti gli amici che ci hanno seguito con tantissima attenzione, perché questa è una storia che chiaramente, ripeto, colpisce moltissimo ed è giusto che venga raccontata fino in fondo, perché sono tantissime le persone nella vostra stessa condizione e non possiamo permettere che succeda ancora una roba di questo tipo, perché è veramente intollerabile. Quindi, ragazzi, grazie di averci seguito. L'appuntamento è a lunedì alle 21 con la prossima puntata di Viaggio nel Movente e ringrazio naturalmente i genitori di Alice e di Alberto, i signori Scagni, che effettivamente ci hanno dato una testimonianza preziosissima stasera e anche con grande generosità nonostante il dolore, insomma. Grazie. Vi auguriamo di riuscire a trovare un po' di serenità col tempo, chiaramente, e con la possibilità naturalmente di vedere quantomeno che questo sacrificio così terribile non abbia portato a nulla di positivo. Speriamo che Alberto riesca a capire, o che qualcuno glielo faccia capire, che lo aiuti, deve curarsi, ancora deve curarsi. Bene, grazie. Buona grazie serata a tutti. Buonasera. 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 Buonasera.